E quello che state ascoltando è Fumble. Fumble che ha un po' di cose da dire prima di iniziare questa puntata in maniera vera e propria. Ero io. Lo so. Stavo, che eri infatti tu. Stavo già per dirti: ma quella Claudia ha messo la musica per tutti stavolta. Sì, no, stavo sei tu che fa. No, era la sigla. No, è Roberto che si dimentica sempre di togliere l'audio sul cellulare prima di guardare se la puntata. Beh, rifacciamo Fumble! Fumble! Che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. E è anche una casa editrice che sarà a Lucca, allo stand di Alleanza Games. Ci trovate allo stand Car 141 del padiglione dei giochi di Lucca. Con due giochi, Gattai, il gioco di robottoni giapponesi, e Clotos, il gioco in cui fantasy in cui gli eroi sfidano il proprio destino fino a consumarlo. Oltre a questo, cosa molto importante, a Lucca potete venire con qualunque metodo di pagamento. Potrete pagare in perché volevo enfatizzare il fatto che potete venire con qualunque metodo di pagamento. Come possiamo venire a Lucca? Si potrà pagare in contanti, col bancomat, con la carta di credito, con PayPal e con Satispay. E in natura? No. In natura, se portate la mano del capo in maniera abbastanza naturale, sono erbe. Esatto. Comunque è fantasy, perché è un estratto di erbe. Ci vuole l'erboristeria per farlo. Carissimo. Quindi quindi si può prendere Clotos, non la versione che io ho già visto il libricino, cioè proprio quella vera. La versione vera. Ma esiste con già? Le illustrazioni. È qui da qualche parte, io devo cercarla. Purtroppo è no. Qui da qualche parte. No! È tutta qui. Se la cerchiamo in questa casa potremmo trovarla. No, purtroppo no. Purtroppo no, perché arriverà sì, domani. Sì, facciamo a pezzi casa di Claudio. Arriva domani apposta per non farcela trovare. Copertina? Copertina flessibile e rigida, spettacolo. Sarà in edizione limitata, di cui verranno aperti i preordini presto. Quindi a Lucca si possono bellissimo. Trovare anche... Se non saranno già esaurite. Allora io tiro i fili del destino, subito, per Lucca. Ok. Detto questo, un'altra cosa importante è che questa domenica, la sera, potete venire a provare Clotos. Al Club 27 con la serata organizzata da Lorenzo. Sì, esatto, la Roleplay Sunday. E io ne ho sentito molto parlare bene delle serate organizzate da Lorenzo. Poi non so voi, però è vero. Allora, bene. Comunque si gioca domenica alle 17. Sai che non mi faccio problemi? Sai che non mi faccio problemi a insultarti quando c'è un motivo. Quando ci sono dei motivi di pregio, scherzarsi. No, sono vero. E giocheremo dalle 17, fra l'altro qua vicino, quindi in Via De Monte 8, che è una traversa di Viale Suzzani. Dalle 17 ci saranno i GDR al buio, che non vuol dire in una stanza buia, che vuol dire che ci sono giochi a sorpresa. Ci sono i giochi d'autore, per questo che abbiamo detto Clotos, altrimenti mi picchia Edoardo Cremaschi e anche Daniele Fusetto, che non si deve dire che cosa si trova, ma Clotos sarà fra i giochi d'autore. Infatti c'è Edoardo Serena, che è l'autore, e l'Adventures League di D&D. Claudio, non Edoardo, quando ti dicevo chi cazzo è Edoardo Serena? Edoardo Cremaschi verrà a fare il master. Invece Claudio è l'autore. Comunque ci sarà l'Adventurers League e tanti altri giochi. Esatto, io esatto. C'è ancora un personaggio esatto, che ho fatto Adventurers League. Prima o poi devo tornarci. Ah sì, bravo, portalo. E poi iniziate a prepararvi perché a novembre ci sarà anche Immaginaria, che torna dopo un sacco di anni e potrete venire anche lì a giocare. Immaginaria, a io ero arrivato da poco a Milano, da Roma. Ed è stato uno dei primi posti dove sono andati dicendo: oh, ma allora ci sono dei nerd anche qui. Grande.
E io vi svelerò una cosa, sono stato tipo 2 ore fa lì dove si terrà Immaginaria, perché c'era il Cominas, che salutiamo, che sta organizzando e ci stava chiedendo appunto delle cose, e il posto è una figata pazzesca. Cioè non pensavo, lì alla Fabbrica del Vapore c'è un posto tipo al primo piano di un open space con un ambiente molto bello per fare. L'ultima volta che sono andato a Immaginaria si scambiavano ancora le Magic davanti a Avalon. Sì, mi ricordo, in via Settembrini. Via Settembrini. Grandissimo. Detto questo, l'ultima volta che abbiamo visto i lupi avevano un piano. Per la prima volta in 23 puntate. Per la prima volta in 23 puntate. Avevano un piano. E beh. Il piano è di attirare il Maotsukai e i suoi scagnozzi invece che andare a fare gli agnelli sacrificali nel tempio. Perché non siamo scemi, giustamente. È troppo forte lì dentro, dai, oggettivamente. E anche probabilmente andare a parlare con qualche vostro parente per capire perché il Maotsukai vuole morti voi che non avevate ancora fatto nulla. Beh, io lo so. Perché abbiamo scoperto, tu lo sai. Perché abbiamo scoperto che vuole noi morti. Voi, nello specifico. Allora, diciamo, questa era una mia ipotesi, però non è ancora sicura. No, però l'avevamo capito da qualcosa, esatto. Dal fatto che tutto si stava muovendo per attirarci. Bravissimo. Proprio lì. C'è una serie di casi, diciamo, l'avete capito da due cose principali. Un po' la è il potere di vedere il passato con gli oggetti. Ok, dal pitale di Xiang, sì. Esatto. Da traduzione mia di Claudio si chiama il vitale di Xiang ci ha detto che un po' l'avete capito dalla storia che avete visto guardando la ciotola di riso di Xiang, e il mozzo che gli aveva detto tu sei il primo. Un po' l'avete capito perché effettivamente Lorenzo ha avuto l'idea che Isao, dato prego. Sì, Isao ha avuto l'illuminazione. Lorenzo anche lui ha le visioni, però però Isao, non caso. Isao ha avuto un'illuminazione pensando: se vuole anche me, che non c'entro niente con i lupi e so del mio passato, ci vuol dire che c'entra qualcosa. In più, quando non mi ricordo chi aveva provato a capire perché stesse nascondendo l'esercito, avevate scoperto che l'aveva nascosto specificamente da voi. Sì. Ah sì, quando proprio da noi, perché saremmo arrivati in quel posto, esatto. E sapeva che saremmo arrivati lì. E poi un'altra cosa, e lì abbiamo avuto l'idea geniale che di solito nei gruppi di avventurieri non capita mai, che quella di dire non andiamo a testa bassa ma torniamo indietro. No, abbiamo fatto una a parte aver bruciato la casa della spia del granchio, non siamo stati noi, però dai, io penso che quella servisse solo a quello. Ma c'era un'altra cosa, che il fatto che tutte queste persone che lui cerca siano i lupi significa in un certo senso che chi ha fatto in modo che i lupi si formassero c'entra qualcosa. Già. Cioè, perché tutte queste persone, guarda caso, fanno parte dello stesso gruppo? Non quindi voi dovete andare a pensare. Aveva deciso di formare i lupi. Chi ha deciso di formare i lupi? Chi vi ha chiamato, messi tutti assieme? È questo che conta. Scorpioni. E quando siete venuti nel bosco a trovare me, che sono un eremita, chi vi aveva parlato di me? Cioè, tutte queste persione c'entrano col piano, se è così come diciamo. Sì, la famiglia Esaua. Non ce ne parlò Umon. Cioè, questo è un indizio fondamentale. Umon era il suo amico. Ah, era suo amico, era Umon. Sempre uno scorpione. Sì, sempre, certo. Probabilmente manipolato da Bayushi. Sempre lì. Capito? Caschi. Esatto. Va bene. Quindi abbiamo una seconda prova di quello che stiamo dicendo. Esatto. È passata qualche settimana, quasi, almeno qualche giorno, da quando avete avuto questa illuminazione e vi siete separati da Ida, Kuseki e Kakita, che sono andati invece verso il castello di Giada dei Granchi, per due motivi. Uno, Ida vuole avvisare i granchi di quello che sta succedendo, dell'esercito che sta andando a nord. In più perché ha litigato con me 2 giorni perché mi sembrava un'enorme cazzata andare lì. E terzo, per permettere ad Akuseki di riprendersi all'interno di un ammasso di giada gigantesco. Chi tiene la spada? Akuseki, che è quello più addestrato. Quindi in questo momento noi abbandoniamo la spada. Sì. Ma speriamo che non ci serva. Io... Sia chiaro che per tutto il viaggio sono stato contrario al fatto che qualcuno andasse a Tempio di Giada, perché possiamo andare direttamente a andare su verso dove c'è l'esercito e poi avvisano in cascata. Ida, a quanto pare, era ferreo sul dover andare lì a avvisare di persone. Vabbè, ma ci andiamo anche noi, che ce ne frega. Adesso vediamo, parliamone in gioco. Sì, vabbè. Perché non sono sicurissimo che sia il caso di seguirli, però vediamo. No, secondo me no.
Vediamo qual è la cosa migliore. Siete rimasti voi tre, perché sia Kakita che Akuseki sono andati con Ida per avere un gruppo in grado di difendere Akuseki e la spada nel caso succeda qualcosa per strada. C'è perché, perché Akuseki diventa stato l'arrivale dopo esatto. 3 secondi. Ma c'è un, ci siamo accampati, possiamo chiacchierare un attimo della cosa? Sì, però loro sono già partiti. Sì, sì, loro sì, sono allora, partiti. Io dico, Isawa scusa, dice, siamo noi tre più... Ah no, giusto, sei tu il l'SPG di Manto. Se no chi è qua? Sì, aspetta. Beh, riflettendo un attimo, riflettendo un attimo con la sua solita pipa, guardando il falò, Isawa vi dice, a quanti giorni sono da noi? Quante possibilità abbiamo di raggiungere questo esercito che sta andando al nord? Non ne abbiamo la un più esercito, pallida idea, ma un esercito ma è sicuramente lento. Lento. Sappiamo però quando sono partiti. Potremmo riuscirci in meno di 2 settimane. La spia ce l'aveva detto, giusto, quando sono probabilmente partiti. Probabilmente in meno di 2 settimane lo raggiungiamo. Sì, erano partiti poco prima che voi arrivaste comunque. Quindi dovreste riuscire a raggiungerli. Noi siamo andati adesso un po' a sud-est, quindi se poi adesso deviamo verso nord mettiamola così a breve. Allora, scusa, vediamo un attimo anche lo fai la mappa. Quando li raggiungeremo l'altro lato della mappa. Possiamo stimare. Allora, noi dove siamo? Noi adesso siamo praticamente qui, credo, perché siamo in questa zona prima del Daylight Castle. Loro stanno andando di qua e noi dovremmo andare di qua. Ma l'esercito sta andando di qua. Di qua. Ok, quindi supponiamo che sia da questa parte. Sì, le montagne del Crepuscolo. Ok. Contando che potremmo raggiungerli in meno di 2 settimane. Sì, in 10 giorni. 10 giorni. Probabilmente loro in 10 giorni arrivano qua, faccio un esempio. Ok, diciamo che li raggiungiamo più o meno in quest'area. Quindi c'è ancora il muro. Non è ancora stato oltrepassato il Razor of the Dawn Castle. Il castello dell'Lama d'Alba. Esatto, della Lama d'Alba. Ma saremmo soli nelle terre d'ombra con un esercito che sta andando verso nord. Ma cioè, mentre, qual è la nostra strategia? Mentre noi seguiamo l'esercito qui e seguiamo i suoi movimenti, sì. Primo siamo più mobili, quindi in caso ce ne possiamo andare. Sì, e poi sì. Mentre lo seguiamo, tu che sei in grado di mandare messaggi a distanza puoi continuare a avvisare la gente sul muro con informazioni fresche. Sono. In più, che turni fanno le sentinelle... quanti fuochi ci sono accesi la notte, se hanno creature mostruose, se usano qualche okay. incantesimo per proteggersi. Ma non è in tempo reale. Ma non ha più senso che i granchi, che sono esperti in questo e nelle terre d'ombra, vengano avvisati, gli diciamo più o meno dove saranno fra tot giorni e le loro sentinelle qui. Ma i granchi non possono muoversi veloci come noi. Cioè loro dal muro non hanno modo di fare spionaggio. Sì, no, ce l'hanno sicuramente, ma noi ci muoviamo più velocemente. Poi un'altra cosa. Allora, noi abbiamo i cambi dalla nostra. C'è se tu ritieni che questo sia il modo migliore, ha senso seguirli. Sembra il modo più efficace, secondo la Volpe. Poi pensavo, probabilmente non è quello più sicuro. Io riponevo maggior fiducia nelle tecniche del granchio di guerriglia nelle terre d'ombra. Ma se pensate che sia il caso di agire noi, perché magari siamo solo in tre col favore dei kami... Beh... Allora seguiamo. Tempo che noi seguiamo, in una settimana Ida dovrebbe aver raggiunto anche meno le terre del granchio. Esatto. E la voce si sposta più velocemente dei cani. Quindi possiamo presumere che quando arriveremo più o meno verso l'esercito... Non è perché li aggiornati. Anche i granchi in questa, lo sanno, in questa lo parte lo sapranno sì. già. E quindi saranno spiati da due parti diverse. E noi possiamo coordinare perché noi possiamo... mandare messaggi. Scusami, il mio messaggio a che distanza arriva? 100 miglia tipo. E questo pezzo di mappa sarà? Siete al limitare del raggio del tuo incantesimo. Ok, quindi possiamo farcela, possiamo dire. Beh, se ci avviciniamo un po' di qua siamo molto più vicini. Se tagliamo in mezzo. Sì, se tagliate in mezzo. Se siamo più verso il fiume siamo vicinissimi. Allora addirittura potremmo mandare un messaggio ai granchi dandogli un appuntamento tipo nelle rocce qui, in modo da intercettare anche le loro guardie, in modo da avere un po' di copertura. Cioè, noi tre da soli, certo. Se ci sgamano è finita. No, invece non se possono ci sono farci niente loro, è un esercito. Beh, l'esercito ti deve prendere. Sì, ho capito, ma se tu non è facile prendere una volpe. Però per vederli noi ci avvicineremo abbastanza e loro avranno delle retroguardie, avranno degli scout. Cioè non è che saranno tutti lì assieme vicino al falò e noi che li guardiamo da lontano. Penso, Sono due cose. Non è così facile. Se uno dovessimo vederli da
collina a collina, chiunque vediamo è morto. Se li vediamo da più vicino, possiamo andarcene. Non ne sarà una missione facile. No, sì, però è eccitante. Questo esercito lo voglio vedere. Vi ricordo che Mao Tsukai ha fatto di tutto per non farcelo vedere. Più che altro, la volpe è curiosa del fatto che... Metti che troviamo l'esercito e in mezzo all'esercito c'è un Oni di 30 metri. Beh, comunque. A quel punto sarebbe meglio avvisarli. E ce ne andiamo. Questo sicuramente. Quello che voglio dire è, i granchi ce l'avranno uno Shugenja che può a sua volta mandarmi messaggi. Assolutamente, anche perché i granchi sono famosi per avere spionaggio, poi, anche. Non solo lo spionaggio nelle terre d'ombra, ma hanno un sacco di Shugenja molto esperti nella comunicazione. Esatto. E nel... Perché? Sono un po' i guardiani della notte sparsi però su un territorio 10 volte più vasto. Sì. Quindi si devono mandare messaggi. Mentre i guardiani della notte hanno due castelli di cui gli altri sono tutti abbandonati. Loro ce li hanno tutti, quindi devono organizzarsi bene. Perfetto. Allora, e hanno i maghi, a differenza. Manderò un messaggio appena sono a 100 miglia dal muro. Mando un messaggio dicendo: ci stiamo dirigendo a nord. Più o meno loro sono in questa posizione. E più o meno li raggiungeremo quando saremo qui. Siamo i compagni. Quando saremo qui, siamo i compagni. Del figlio della casa d'Aida, eccetera, eccetera. Che è andato al tempio di Giada. Cioè, gli spiego. Quando saremo qui, vorremmo incontrare un gran, cioè uno dei vostri scout. Per anche scambiare informazioni loro che ci danno da dentro e noi quelle che abbiamo visto da fuori. Esatto. Perché se noi lo seguiamo l'esercito e vediamo che hanno disboscato tutto quel poco che c'era, hanno scavato portandosi dietro tonnellate di argilla, per dire, possiamo già dirgli qualcosa. Che se ne fanno? Che fanno? Potremmo. Sì. Domanda. Noi siamo vicini al fiume. Quando partite dal tempio del veleno siete abbastanza vicini al fiume da poterci arrivare in mezza giornata. Il castello della luce del giorno. Il fiume è questa roba qua, giusto? È imperiale? Il castello della luce del giorno, sì. Questo qui. Daylight Castle. Sì. È nelle terre d'ombra, però, al di fuori castello, del muro. È un castello dei granchi che i ragni hanno dovuto accettare all'interno delle proprie terre. Okay. Come prezzo da pagare per tipo un'ambasciata e c'ha le corna, militare, ti faccio però notare, un castello con le corna. Ebbene, le terre d'ombra gli sono cresciute. Esatto. O forse sono ossa di Oni. Quindi scusa, passiamo al castello della luce del giorno, lasciamo tutte le informazioni, tu mandi il messaggio più a nord e andiamo lì a intercettarli. Perfetto. Dove dici. Perfetto. Ivao, tu che sei probabilmente quello più tattico e militare del gruppo. Sicuro. Beh, quello più militare di voi, sì. Non dipende dai punti. Militare. 3. Sì, ma tu non hai mai fatto niente di militare. Ma di esperienza, nel senso, esperienza, non di punteggi. Fammi un tiro di difesa. Ho due. Io c'ho 3. Vabbè, lo so, ma non è, il punto non è quanto hai. Il ma davvero, anch'io sei in aria. Lui c'ha il titolo, ma io ho più esperienza. Ci fai tirare comunque. Mi dai 8 dadi. Io 3. Sì. Quanti dadi tiri tu? Quanti ne vuoi? 3. No, ma io di 6, tu c'hai 2. 8. Quindi io ho più esperienza, ma tu hai il titolo di quello che è il più bravo a farlo. Diciamo che se facciamo pari ascoltiamo te perché hai più esperienza. Ma io ho già fatto 2-10 senza fare niente. Parte bene questa serata. Io devo spendere i PX. Più altri due dadi. Izawa. Che in cui ho fatto un 9 e un 2. Quindi ho fatto 29, 30, 31, 39 ho fatto. 36. Quanto era? Visto? Ho fatto un tiro di merda io. Come alzare il vuoto? Dove vai per 4? Per 4, quindi no, prossima sessione. Lo sapete entrambi, cioè lo immaginate entrambi. Se un esercito è passato vicino al castello, l'hanno per forza visto. Quindi sarà passato di là. Quindi saranno sicuramente passati oltre il fiume. Esatto. Sì, ma infatti ma loro secondo me la stanno vedendo larga. Sì, può essere. Cosa c'è di qua? Terre dei Gaijin, quindi terre dove l'impero non si vuole nemmeno. Sono i mongoli di là. Esatto. Potrebbero anche far così un giro larghissimo. Comunque, come pessimo avranno attraversato il fiume? Ci sono ci sono dei ponti su questo fiume? Ma no, attraversano il fiume. Ho capito, andrà avanti sto fiume. No, a quanto pare finisce qua. Ah, è un fiume morto. Evapora. Cioè qua muore. Là evapora. Va sottoterra lì. Quindi passano di qua, va bene. E ma magari si tengono il più largo possibile. Ma che vi ricordate? Guardate, l'esercito aveva attraversato il fiume dalla città. La città era abbastanza vicina al fiume, aveva attraversato pezzo di fiume della città. Loro l'hanno già passato e stavano facendo il giro largo e poi vanno di qua. Ah, no, va bene. Okay. Va bene, va bene. Poi vanno di qua.
scusate, è molto radio. Nelle montagne di Twilight. Attraversano le montagne del crepuscolo. Comunque il fiume dove scintillano i vampiri. Il fiume è una biforbazione a Y. E vogliono entrare nell'impero da qui, quindi. Ed è costellato da una catena montuosa delle montagne. Qual è il posto? Posso fare una prova di difesa per capire qual è il posto migliore e per fare più danni e più sicuro per entrare nell'impero? Se appena fuori dal muro. Ci saranno gli strateghi dei granchi per questo. Sì, ma però lo domando io. I granchi arrivano fino a dove arrivano le terre del granchio. Sopra, no. Bello. Beh, allora, appena oltre la fine del muro, in realtà è ancora abbastanza difficile attraversare perché c'è comunque un altro castello, ci sono comunque i monti e i granchi comunque, anche se ufficialmente non è più territorio loro, qualcuno ce lo mandano lo stesso. Non penso che nessuno si lamenti se trova un granchio in quella zona. No. Però, superate poi le montagne, c'è una grande pianura dove attraversare sarebbe estremamente facile. Quindi sarà. Quindi finite le montagne. Esatto, attraverso foresta, quella foresta. Poi. E poi nella foresta sono pure nascosti. Esatto. E qui c'è pure un sacco d'acqua. Quindi non volabile. Sai più dove vanno, perché se arrivano qua. Io ho paura. Siamo fottuti perché potrebbero. Secondo me, che sono un esperto stratega. Un esercito, chiaramente, se sono vivi, hanno bisogno di tutta la cosa. Bravo. Più difficile dell'esercito è l'approvvigionamento. Bravo. Questo fatto che qui ci sia probabilmente un lago più coso potrebbe essere, per uno stratega che pensa di passare di sorpresa, un posto dove puoi andare a rifarti le scorte. Non solo. Sia di carne che di... C'è anche un sacco di legna che puoi abbattere per fare macchine d'assedio, eventuali frecce, eventuali riparazioni. Quindi secondo me, secondo la volpe, passerebbero di qua, a meno che non vengano scoperti e visivamente a quel punto potrebbero andare al castello, se in caso riescono a prendere questo castello non sarà facile scacciarli. Posso? Io direi andiamo a vedere che esercito è, perché ho paura che non sia neanche un esercito di gente viva. A te viene anche un altro dubbio, Ivao. Potrebbero non essere vivi. Potrebbero non essere umani. Il punto che ha indicato Kitsune è effettivamente estremamente papabile. Sì, sì. Forse troppo. No, è estremamente papabile per un altro motivo. È vicino alle Terre del Leone. È dove finisce la montagna che divide a metà Rokugan. E visto che è tantissimo che non giochiamo, Master, ci puoi ricordare cosa sappiamo noi del perché odiano così tanto il leone? Beh, allora, perché io mi confondo probabilmente dai prequel. Allora, che lo sappiamo perché, esatto, ce l'hanno col leone. Ma voi sapete soltanto che il Mao Tsukai ha fatto... è tutta questa storia è partita per uccidere il Daimyo Matsu. Poi siete entrati in gioco voi e il volervi morti. Ma tutto è partito dal voler uccidere il Daimyo Matsu. Anche perché all'inizio non volevano ucciderci a noi. La Bayushi controllata non ha cercato di uccidere noi. Esatto. Ha detto anzi, toglietevi dalle scatole. Però lì ancora non sapete quanto lei fosse controllata o... Comunque... Noi sappiamo però dai prequel che sarebbe stato un togliti dalle scatole perché noi ci abbiamo con loro. Poi visto che non si avevo raggiunto loro, allora grazie ai prequel ce l'abbiamo con voi. Esatto. E l'altra cosa comunque è che il leone è il clan più vicino all'imperatore, perché è il suo braccio destro, banalmente. Quindi raggiungere i territori del leone e togliere i principali generali del leone e togliere gran parte della potenza militare dell'impero. Ma soprattutto, semplicemente, la città imperiale dov'è? La città imperiale in realtà viene spesso spostata. Ok. Perché tu stavi dicendo che da qui loro potrebbero tranquillamente passare dall'altra parte del Rokugan. Esatto. Mentre qua ci sono montagne impervie, quindi se loro riescono a salire qui, cioè sia il castello, sia la foresta dove nascondersi, sia il passaggio, cioè è perfetto qua. Esatto. Sì, è perfetto. Ripeto, al massimo forse troppo perfetto. La città imperiale perfetto, in questo momento dov'è? Perché la città imperiale è più o meno al centro di Rokugan, a metà strada tra le terre del leone e quelle dello scorpione. Quindi qua? Quindi molto vicino alle montagne, a metà delle montagne che dividono lo scorpione dal leone. Sì. Tradotto, si arrivano le... Allora, secondo la volpe, potrebbe dobbiamo addirittura essere un obiettivo loro. Tenendo in mente tutto quello che abbiamo da fare e da investigare, conviene che appunto facciamo questo piano che abbiamo deciso fino adesso e arriviamo qui però. E poi noi tagliamo giù.
perché siamo più veloci sicuramente dell'esercito. Andiamo a casa mia, casa della volpe, avvisiamo, facciamo i giri che dobbiamo fare. Passando da lì potreste anche prendere una delle navi della mantide e fare ancora più velocemente il pezzo che vi separa dal... Potrebbe servire, perché gli spiriti degli animali si comportano lievemente in maniera diversa dagli spiriti elementali. E diciamo che potremmo trovare un modo di comunicare o muoverci più velocemente. Ci sono delle biblioteche a cui non, la volpe non è stato permesso di accedere. Da questo non è stato permesso di accedere per parecchio tempo. Penso che questo potrebbe essere quello il tempo, il momento adatto. Ah, se tuo padre ti vuole ricevere in casa. Beh, più tuo padre ti potrà chiedere del suo kimono. Già. Ci penserai tu a spiegarglielo. E no. Mando il messaggio. Chi gli devo spiegare io? Scusa. Beh, io, noi siamo solo dei vassalli della mantide. E il kimono è tuo, eh? No, è stato preso da Xiang. E io che c'entra allora? Beh. Vai, Bologna è la tua padre. Non so se conviene passare. La volpe non crede che convenga passare allora per le... Ecco, ora mi torna. Beh, comunque in ogni caso. Ora ti dico. Che ore sono? E tu non lo sai in realtà. Un gioco? Che non hai un rapporto fantastico. Allora direi di proseguire. Sì, dai, l'hanno visto tutti. Ci non siamo l'ha visto riposati. Nessuno, era tutto in privato. No, non quello. Quello che è successo in privato ovviamente non lo sa nessuno, ma che c'era molta rigidità di rapporto fra te e tuo padre. Okay. Cazzo, si è visto, appunto per quello. Solo su quello mi baso. Da buon vassallo, la volpe chiederebbe che sarebbe sicuramente meglio una tua intercessione, in quanto a te darebbe molto più retta e non ci sarebbe questo... Visto che mio padre... Il padre di Kitsune apprezza molto la rigidità sociale. Tu sei un suo superiore, Isawa Dono. Iwao Dono. Credo che mio padre sia un suo superiore, non io. Comunque... Tecnicamente rimaniamo... anche tu, eh. Potato. Tecnicamente anch'io? Tecnicamente anche tu. Sì. Tra l'altro, un Kami sta anche pensando... Che un forse cami. L'esercito, il cami dell'etere. Ah, certo. Sta pensando che l'esercito si stia forse spostando tramite il vuoto, che potrebbe spiegare come mai non lasciano tracce. Quello finché non eravamo arrivati all'uomo. Se questo cami mi dice che sia una cosa un po' più leggera. E visto che loro vanno avanti a parlare, io faccio una bella divinazione. Dai, bevi e divini. Mentre stai divinando, quindi faccio. Dai, non è un grande favore che la volpe chiede ai Wow Dono di intercedere per questo, no? Risparmierebbe tempo, farebbe vedere appunto l'autorità rispettata. Il padre della volpe rispetta molto l'autorità. Semplicemente ti spiego perché. In più, in tutta questa avventura, io non avete fatto assolutamente niente. Praticamente, almeno questo potrebbe aiutare. Questa è una corda sottile. E fuori, lievemente fuori dal gioco, visto che il danno l'hai fatto tu comunque, Simone. Stiamo facendo tantissime ipotesi, tutte probabili. Ma se qualcosa ci sta sfuggendo, noi andremo nella direzione sbagliata. E questo è troppo importante, quindi devo cercare di concentrarmi. Bevo questo sake e poi faccio una divinazione. Chiedo loro di rimanere in silenzio. Bevo e divino, perfetto. Esatto. Ma non fa una piega. Io ovviamente vado avanti a parlare. Non avevamo dubbi, Roberto. Ma io Roberto ho più uno campa uno con il rosario di Shinsei. Quindi non ho problemi anche se parli. Meditazione 5K4 più 1K1. Quindi 6K5. Ti aiuto 5, riempiendosi il bicchiere. 6 consumo un void. 7 ti aiuto facendo stare zitto Kitsune. No, quello annubile alla mente e apre le divinizioni. Allora, ho un 10. Io vedo 3 uni. Però c'è 4 un 10. Uni. 4 uni? Tu hai qualche specializzazione nella divinazione? Se ce l'hai, ce l'hai scritta di fianco. No, il più 1 K1 con rosario di Shinsei. Allora, praticamente 10, 29, 30, 31, 32. Puoi fare 3 domande, uno per ogni 10 che hai fatto. Anzi, sono un pirla perché era K6, fa niente. Niente, probabilmente era di più, perché ne ho tenuto un... Vabbè che erano tutti uno. Ah, infatti, ecco. Se era di più era 33. Sarà 33, 34. È comunque 3 domande. Ok.
La prima sarà una domanda sulla natura di questo esercito. Perché se sono umani, non sono umani, si spostano in modo umano o no, cambia totalmente tutto il nostro ragionamento. Quindi cerco di concentrarmi su che cosa sono, sulla loro natura. E le devo fare tutte e tre o posso aspettare? No, puoi aspettare okay. di sentire la risposta. Guardando i fondi di sake nel bicchiere, come si formano le goccioline sul fondo del bicchiere, riesci a capire che la natura di questo esercito è mista. Effettivamente voi avete visto che tutti gli uomini della città dove siete arrivati e dei territori intorno erano stati presi e portati via. Questi sono nell'esercito. Sì. Non tutti quelli che sono nell'esercito però sono ancora umani. Anche perché in teoria questi sono usciti dal tempio, dal cratere, quel che è. Quindi il fatto che fossero stati raccolti lì. Ma sappiamo che se anche solo una parte è umana, non si stanno spostando con metodi diversi da marciare. Comunque hanno bisogno comunque di approvvigionamenti, se no non se li portavano con sé. O magari sono i viveri. O magari sono i viveri. Vuoi esatto. mettere i viveri Grazie. Che camminano da soli? C'è anche un altro dettaglio, sono per forza più lenti. Sono più lenti, esatto. Anche camminando, a parità di camminata sono più lenti perché devono riposare. La seconda domanda è sicuramente il loro obiettivo. Cioè, cerco di capire dalle direzioni che prendono, dal piano che hanno congegnato, dal fatto che volevano far sparire le tracce. Quindi loro volevano guadagnare vantaggio. Vuol dire che stanno arrivando in un punto e devono arrivarci entro qualcosa, o comunque prima di essere scoperti. Da tutto questo mi concentro per cercare di capire qual è il loro obiettivo, quantomeno la direzione. Anche qui, guardando come si muovono gli uccelli nel cielo mentre pensi a queste domande, ti sembra che uno stormo di rondini abbia la forma di un lupo. Fantastico. Dobbiamo ragionarci su cosa vuol dire. Sì. Noi non sappiamo niente. Per esatto. L'ultima cosa, perché ne avevo tre, giusto? Sì. L'ultima cosa che posso chiedere è che cosa hanno con sé, cioè sostanzialmente. Mentre lui sta pensando tutto questo, Kitsune si avvicina. Kitsune si avvicina e gli dice: chiedigli, se non ti distraggo, chiedigli se la luce non ti sei. Chiedigli come fanno a nascondere le tracce. Questo mi interessa relativamente. Sarà qualche incantesimo. Per un intero esercito? Tu saresti in grado? Posso dare una prova per capire più o meno quanti Shugenja avrebbero bisogno per fare un incantesimo può normale del genere su un esercito? Sapere allora, cosa hanno con loro. Sì, senza nemmeno fare una prova. Un quarto, massimo, un quinto, se sono molto bravi, dell'esercito dovrebbero essere Shugenja. Un quinto dell'esercito Shugenja mi sembra un po' eccessivo. Però su quello sto pensando. La volpe non voleva distrarti. No, e poi ti spiego perché però. Ho fatto un ragionamento. Mentre corro in mezzo a che cosa, un coso di uccelli che volano via. Che cosa hanno con sé, intendo dire. Se hanno delle armi di qualche tipo, stanno portando qualcosa tipo una pergamena potente o qualcosa. Cioè che fra di loro c'è qualcosa oppure no. Perché questo mi fa capire qual è il fine ultimo. Cioè l'attacco della città imperiale, per dire. Allora avrebbero una serie di armi. Cioè, è importante. E mentre mediti su questa domanda, intorno a te tutto si fa silenzioso. In cielo non vola più nessun uccello davanti ai tuoi occhi. Non senti il rumore dell'acqua, non senti... Kitsune che sta cercando di spaventare un non sento neanche uccelli. Mi immagino come nei film quando tu parli ma non si sente, no? Mm-hmm. Esatto. Sono talmente... Io sto facendo chiedigli questo, chiedigli esatto. quest'altro, chiedigli sei quest'altro. Talmente assorto che sei completamente nel vuoto. Fantastico. Esatto, tu stai parlando a rallentatore però. E questa sarebbe la risposta. Il silenzio totale, vuoto il vuoto.
quando mi ridesto, quando torno passando di qua, non sentivo nulla. Perdonami, non ho sentito nulla di quello che hai detto. Ma questo, come questo hai fatto? Silenzio. Imparerò la direzione. Gli do una comitata. Ma questo silenzio è stata la risposta dei Kami a una mia domanda. Cosa? Gli racconto tutto, giusto per tagliare corto. Tanto l'ultima, ricordamela, perché ero distratto io, Roberto, a distrarti. L'ultima era che cosa hanno con loro. Cioè, se stanno portando qualcosa di potente o delle armi speciali per capire qual era il loro fine, il loro attacco ultimo. E i Kami mi hanno risposto con il totale silenzio della natura e di tutto ciò che mi circondava. Quindi il vuoto. Quindi il loro fine ultimo è il vuoto. O hanno una pergamena del vuoto, o qualcosa ha a che fare col vuoto di quello che stanno facendo. Ho letto qualcosa, la volpe ha letto qualcosa del genere in una storia. Tira. Non ricorda il nome. Lore. E prova a guardarmi intorno, cercando di vedere lo stormo di uccelli che lui stava guardando prima, per provare a guardarlo e provare a capire io anch'io qualcosa, cercando di fare una divinazione. Come esuli i pensieri nel vespero migrare. Vai, tira. Sapienza magica può aiutarmi per quanto riguarda questa cosa del vuoto, l'ultima risposta. Divinazione cos'era? Awareness? Lo sa sicuramente Isawa. Cosa? Divinazione? Su che status? Su che anello? Ah, void. Ah. Almeno io ho meditazione, ho void. C'è bello gonfio lì. A 4. Ti dirò di più, visto che ho 6 punti, me lo porto Sorry. Subito a 2. È troppo bella sta cosa. Ottimo. C'è un 10. 10, che si ritengo. 14, 23, 29, 37. In realtà la mia domanda è una molto precisa. Ok. Guardando questo, prova a capire se quelle rondini più bianche che stanno muovendo al centro dello stormo stanno a indicare il volere dei Kami, e voglio capire se nell'esercito hanno un'arma segreta o un qualcosa che può essere sabotato con un gruppo d'elite che si infiltra e se ne va. Cioè, tu vuoi per forza fare un'azione suicida, stai cercando tutte le scuse per metti caso che no, però metti la mia domanda è proprio la storia questa, entrare nell'esercito, il contrario, il gruppo nemico che vuole fare un'azione no, suicida. Noi ho capito bene, niente, voglio sapere se è un'azione suicida e se c'è un motivo infiltrarsi nell'esercito nemico e sabotare, perché la storia che Kitsune non ricorda che stava leggendo era quella del il signore dei cinque anelli. Metti caso che loro hanno l'unico anello nel campo ed è indispensabile per la loro vittoria, se noi possiamo infiltrarci, rubarlo e andarcene senza morire come dei cani, e non dei cami, dei lupi, eh? E in quel momento vedi un falco che passa, prende una di queste rondini bianche e la porta via. Brutto segnale. Direi proprio di sì. Vorrei parlare con voi. Possiamo andare avanti. Vorrei riflettere anche sulla questione dei lupi. I cammi mi hanno guarda il falco che se ne sta andando e si vede un altro falco più grande che prende il falco e lo porta via. Ok. I lupi siamo noi. Ma... o è ok. E continua per tipo 3 volte perché ho fatto 37. La madoschia. E aspetta, per rispondere all'altra tua domanda, Isawa, sapienza magica potrebbe farti capire qualcosa di più su questa cosa del vuoto? Sì. Io che lancio, che ho il talento per lanciare il allora, vuoto. Potresti... Io in sapienza magica mi aiuta in qualche modo. Ho 5k3. Per te è più facile. Okay. 4-5. E ho fatto 997 con un 5k3. 7k5. È molto intelligente. Quindi ho fatto 9, 25. 18, 25. 1, 2. Lui ha fatto tantissimissimo. 3, 4, 5. Beh, direi che ha fatto tantissimissimo. Un altro 10. 14, 22, 32, 42, 46. Beh, mi alzo sapienza magica. 54. Mi ha dato fastidio che mi sei. Quindi mi alza sapienza magica. Ma non è quello, tu devi alzare l'anello. Ti aiuta no, di più. No, lo so, ma io fra poco raggiungo. Comunque ho fatto 50 qualcosa. 4. 54. Allora, Isawa intuisce vagamente che se hanno qualche cosa di molto legato al vuoto che stanno portando con loro,
E dato quello che avete visto voi di che cosa può fare il vuoto, pensi che possa essere un mega artefatto che nasconde le tracce? Non sapete, no, lui non pensa a che cosa sia, ma quale sia lo scopo in generale, che sia creare un ponte tra qualche cosa e qualcos'altro. Due mondi. Io invece, per esempio, avendo fatto 54, posso aver sentito due storie, luoghi, leggendo, un teletrasporto. Storie arcane nascoste di qualcosa che può fare qualcosa del genere. Sì, e in questo momento ti ricordi di un'altra storia che ti raccontava ogni tanto tuo padre quando eri molto piccolo? Era tipo la storia del Bau Bau della famiglia Kitsune. Ok, c'è un Baobao della famiglia Kitsune. Sì, è chiaro. Chi era suo padre? Perché per me sì, per quello non l'ascoltavo. Mi torna in mente solo ora. Si dice che ci siano delle creature che non sono né buone né cattive, che vivono nel vuoto. Però qualcuno dice anche che gli spiriti che hanno a che fare spesso con la famiglia Kitsune, quindi le volpi, i tanuki, tutti quegli spiriti e animali che vivono in un reame che non è quello dei kami. Sakabu, esatto. Che non è il reame dove vivono i kami che conoscono tutti gli altri. Parlino spesso di creature che sono in grado di vivere nel vuoto, ma che sono fatte di puro male. Non sono nemmeno corrotte. Sono talmente oltre che la loro presenza, in qualunque luogo arrivino, non riesce a essere rilevata. Un po' come i silenti del Dottor Wu. Esatto. Minchia. E come si chiamano? Silenti, no. Non vengono rilevati, quindi sono nel vuoto. Okay. Quindi mentre tu dici questa cosa, la volpe dice Shutendoji. Cerco di capire che cosa voglio dire, ma non sono sicuro. Sono creature di male puro, creature che vivono nel vuoto, e si dice che la loro presenza renda intere popolazioni ignare della loro esistenza, nonostante la loro malvagità sia quasi palpabile. Eppure si narra che possano muoversi senza che nessuno ne percepisca la presenza. E tu ritieni che fra le loro fila potrebbe esserci una creatura di questo genere? Ti conviene. Può bastare una creatura di questo genere per tutto l'esercito? Dalle storie che si raccontano, forse sì. Forse sì. Anche perché questo è un problema. Tu sai che nella storia di Rokugan sono esistiti sicuramente 3 Shutendoji che sono stati conosciuti dall'impero. Chissà quanti poi invece sono passati inosservati. E ognuno di questi ha causato l'estinzione di un clan. Lo dico. A questo punto la volpe non è più così sicura di voler seguire l'esercito. Non solo, ma perché i kami mi hanno risposto i lupi quando ho fatto la prima domanda? Che era? La prima domanda era dove stavano andando, mi pare, giusto? Era qual era il loro scopo ultimo. Qual era il loro scopo ultimo? Chi sono i lupi? Non possiamo essere noi. Il loro scopo ultimo non è un leone. Ma i kami hanno leoni. Detto, ma i kami hanno detto i lupi. I leoni non sono lupi. No. Quindi c'è qualcosa che ci sfugge. E se hanno con sé qualcosa. Se qualcosa ci sfugge così, conviene non seguire l'esercito. Beh, oddio, potrebbero anche infilarsi nei territori dello scorpione. Non è da lì che si organizzano i lupi. Sì, ma al momento. Wow, se al momento. Sperando di no. Domani cessassero di esistere tutti i leoni, sterminati da loro. A noi non cambia niente, non effettivamente. Non i lupi. Quindi, se il loro obiettivo ultimo è i lupi, perché stanno dirigendosi dai leoni? Ma se si digerisce, se dirigessero dagli scorpioni. Ma anche se annichilissero gli scorpioni, potrebbero annichilire il corpo di, passami la parola da parte di Simone, di polizia che ha istituito i lupi. Noi sappiamo non sappiamo della storia della pergamena rubata. No. Della storia della pergamena rubata passato, lo sapete. Non sappiamo neanche che gli scorpioni hanno causato tutto praticamente. No, sapete però quello che vi avevo già detto l'altra volta. I vostri nonni, parenti, zii lontani, qualcuno facciamo della vostra famiglia, tutti hanno fatto parte di un gruppo come il vostro che era sempre organizzato dagli scorpioni. Possiamo provare a ricordare se c'è qualche nome?
Sì, beh, il vostro antenato ve lo ricordate? Beh, ma il chi mio antenato non era nel gruppo. O magari c'è entrato dopo. O c'è entrato dopo, o in realtà i matrimoni tra clan sono una cosa che viene fatta spesso, soprattutto tra le famiglie minori, per assicurarsi una discendenza un po' più robusta. Quindi in teoria, per avere queste informazioni, sarebbe meglio andare in un qualsiasi dei nostri clan e chiedere i nostri, ok, qual è il più vicino? A dove siete adesso? Il tuo. E poi Kitsune sono i più vicini. Secondo la Volpe, a questo punto la Volpe potrebbe sbagliarsi, perché quella parola Shuten Dojo è una parola che viene raccontata sia in libri fantastici che in leggende dell'uomo chiuso sotto il nascosto sotto il tatami, che di notte prende i bambini che non vanno a dormire o che non studiano le pergamene. Ma tu hai detto che ce ne sono stati tre nella storia del Rokugan. Che si sappia. Che sì, si sappia. Quindi ma è una storia come può essere la storia del grande imperatore sanguinario che ha sterminato un clan. Ad ogni modo, io non so se sono storicamente esistiti. È un po' nella leggenda. Nella tradizione degli scorpioni, quando è nata la questione dei lupi, cioè di queste squadre? Dobbiamo chiederlo a qualcuno che c'era. Per questo, secondo la Volpe, non conviene seguire l'esercito, in quanto se hanno, anche se no, stanno usando il Shuten Dojo solo come nome per far paura, comunque hanno un modo per nascondersi. Fai se un tiro dovessimo, di fuoco, Roberto. Se dovessimo andare e... Cioè potrebbero essere così forti da non essere visti, impossibile. No, ma alcuni sì, piccoli, e a quel punto bastano quelli. Se noi li seguiamo e c'è una piccola pattuglia che non può essere identificata, prima di arrivare da loro. Sono invisibili e soprattutto ci si... come li seguiamo se nascondono le tracce? Sono più i percorsi che possono seguire. E io, la Volpe non ha modo di vedere le cose invisibili. Se non, forse se è sicura che ci siano lì. Sei arrivato a 25 almeno? Sì, ho fatto almeno 26. Sì. 10, 20, 30. Ma soprattutto, okay, perché per una volta stiamo ragionando invece di andare dritti verso il nemico? Perché non c'è Ida. Perché non c'è Ida. Ah, ecco. E Akusei. E Kakita. Ok. E Kakita, mi sa. Difatti, avete notato, cari compagni, e non potete dire di no, perché è ovvio, avete notato che abbiamo elaborato un piano per la prima volta in 25 anni che ci sono i lupi e Ida e Kakita se ne sono andati. Ma io nel andiamo frattempo, avanti, non ci pensiamo. A forza di far volare uccelli, io li ho abbattuti con le frecce. Avete da mangiare. Non ti sembra strano? Abbiamo elaborato un piano per la prima volta in chissà quanto tempo e Ida e Kakita hanno sentito il dovere di separarsi? So solo che stasera hai trovato con chi parlare, perché con me questi discorsi non l'hai mai fatti. Come no? No, ma quando mai nei lupi abbiamo avuto un piano? Mai. Per una volta che ce l'abbiamo, non sembra curioso che Kakita e Ida se ne siano andati dal gruppo temporaneamente? Ci servono informazioni. E adesso ne stiamo elaborando un altro? Fa niente. Cosa vuoi dire? Molto emozionata. Cosa vuoi dire con questo discorso? Che niente, era solo per insultare, okay, Ida. Ah, ok, allora va bene. Per ricordarlo. Andiamo, quindi no. Quel tiro di fuoco era un'intuizione così, proprio mentre parlavi. La lampadina proprio. La lampadina che ti si è accesa, la fiammella che ti si è accesa. E hai fatto questo? No, ho fatto questo. Beh, comunque hai fatto 30, né più né meno. Voi potreste avere un vantaggio che non è detto che loro sappiano che voi avete, che è la pelle di volpe che vi trasforma in Bayushi. No, scusami, chi è che ha questo oggetto? Perché non l'hai detto subito? Vabbè, perché l'hai vista e mi hai anche schiaffeggiato rischiando di venire ucciso da delle donne in un villaggio? Allora avrò fatto bene sicuramente. Comunque è ancora un'intuizione tua, perché ancora non l'hai detto a nessuno. Esatto. Sì, no, vabbè, l'ho detto. Ok. Hai detto cosa? Però come? La pelle di volpe, loro non lo sanno che l'abbiamo. La pelle di che? Senti le ossa che iniziano a farti male, come sempre, e tu vedi che lui si rattrapisce e diventa la vecchia Bayushi. Caro, gli tiro uno schiaffo. Wow, dono, quanto sei bello! Io guardo la bottiglia, guardo lui. Quanto sei bello! Ho sempre avuto una passione per le mantidi. E gli accarezzo il braccio.
Bene, sappiamo. Non so se devo bere di più o di meno. Un bacio alla vecchia Bayushi. E poi mi tolgo la pelle. Bravo, perché fermati, stavo per me. Esatto, non esagerare. Tolgo la pelle ridacchiando. Pensiamo a che cosa può servirci piuttosto. Abbiamo capito quello che sai fare. Che cavolo? No, io non ho capito una ceppa. Come cazzo hai fatto a diventare la Bayushi? Abbiamo salvato una volpe da un attacco. Sì, al cane leone, ricordi? La volpe ha donato la persona più meritevole del gruppo, cioè una volpe. Tu non ci sei. Ha donato tu master, non ci sei. Il master non c'è. Ha donato alla persona più meritevole e capace del gruppo la sua pelle, in grado di trasformarsi in tutto e per tutto nella vecchia Bayushi. Non funziona al 100%, in quanto il vecchio daimyo del ragno Daigotsu ha visto attraverso, che non è veramente un'illusione, ha visto attraverso la trasformazione. Però forse sapete che Bayushi era morta. Sapeva che era morta? Scusami, che era morta, o forse conosceva talmente bene Bayushi che non è stato raggirato dal tuo. Seguiamo un attimo il ragionamento che ci ha portato fin qua. Se è la vecchia Bayushi che ha creato il nostro gruppo. Nostro sì. E se il loro obiettivo E se il loro obiettivo è in qualche modo collegato ai lupi, come ci hanno detto i Kami. E se la nostra ipotesi è che proprio noi siamo collegati a quello che stanno facendo, allora loro sono in contatto con la vecchia Bayushi, o comunque si fidano di lei, o comunque non più. La stanno cercando. Ha ammazzato Xiang. È morta. È stata la nostra prima riunione. Siamo sicuri che loro lo sanno? Collo era un po' piegato. Non è detto, però... Se il clan del leone è stato bravo... Questa cosa che è venuta in mente alla volpe, in realtà sa perché è venuta in mente. L'unica cosa che è venuta in mente alla volpe è che un vantaggio che abbiamo è che loro non sanno forse che la vecchia Bayushi è morta, e sicuramente non sanno che noi abbiamo la pelle della volpe che ci permette di trasformarlo. Come usarla, però, è tutto un altro paio di maniche. E soprattutto, se visto che stiamo continuando a proseguire verso nord, la volpe sarebbe contenta se... No, però questo siamo momento... fermi a mangiare. Ah, ma stiamo continuando a proseguire verso nord. Quando abbiamo finito di mangiare, deviamo verso est. Quindi verso il muro. A questo punto attraversiamo il muro. Se seguire l'esercito di te che se è rischioso. Tu, Izawa, non hai modo di vedere... Io sinceramente lo vorrei vedere. Qualcosa di invisibile o di nascosto in quel modo è troppo rischioso seguire l'esercito. No, l'informazione che potrebbe cambiare le sorti di tutta questa storia è se loro intendono incontrare la Bayushi, perché non sanno che abbiamo dormito un bel po', giusto? E dove? Quindi abbiamo recuperato gli slot. Sì. Se loro in qualche modo intendono incontrarla perché non sanno che è morta, questa è l'informazione determinante, perché lui può diventare la Bayushi. Oh, che non sanno che è morta mi pare impossibile. Quando è morta e dove? Ora, non credo che... ormai è stato parecchi mesi fa. Non credo però che gli scorpioni facciano elogi funebri. Ma per un capo di un clan, giusto? Lei era il capo di un clan, però sì, è anche vero che il leone aveva dato la sua parola che avrebbe insabbiato tutto. Però bisogna vedere quanto il daimyo Matsu è stato bravo. I leoni non è che siano bravissimi a nascondere le cose. Abbiamo troppe domande. Per il momento risolviamo quelle che possiamo risolvere. Se andiamo nella casa di uno dei nostri clan che facevano parte dei lupi antichi, allora possiamo avere più informazioni. Sicuramente conviene passare volpe, e se non hanno informazioni, mantide. E subito dopo vorresti andare al castello della volpe? Sì. E noi siamo qua praticamente. No, qua, perché non ci siamo ancora agganciati con i... Potremmo incontrarci con i granchi come avevi intenzione tu qui. Sì. Esatto. Così loro, in caso poi gli diamo le informazioni che abbiamo, o comunque li rallentano, o vedono quello che fanno, fanno magari qualche skirmish e andiamo di qua. Dato che poi le terre del granchio sono molto facili da attraversare, comunque in una decina di giorni potreste essere al castello della volpe. E no, andiamo a casa tua, dai. Potrei rinfrescare le pergamene, la volpe potrebbe rinfrescare le pergamene che ha. E ti parerò il culo con tuo padre. E io diventerò di rango 4. Per questo noi siamo i vassalli.
sarò molto più potente quando rincontrerò l'esercito. Se ti ricordi gli incantesimi. Ma ho poco tempo, perché il mio destino si fa sempre più vicino. Sì, sì, destino, finisci di mangiare, che se c'è da fare turni di guardia. Io voglio. Ho già finito, non vedi che sto fumando la pipa? Bravo. No, svegliami quando è il mio turno, cioè mai. Dobbiamo partire, non c'è tempo per riposare ulteriormente. Sì, una frase epica. Io dormo, mi rigiro. La notte passa tutto sommato abbastanza tranquilla, senza dover impazzire a fare turni di guardia stancanti e terribili. Semplicemente ne approfitto allora per mandare il messaggio finalmente ai granchi con questa informazione. Cioè, l'esercito sta andando a nord, più o meno sono in quest'area, noi invece ci stiamo dirigendo verso di voi, eccetera, eccetera. Così almeno li avvisiamo. Sì, sì, certo, se no l'appuntamento... che sarà in queste rocce dove noi pensiamo di poter essere nascosti a un esercito che sta passando di qua. In teoria, se entriamo in questa valle, vedi che qua c'è una valle. In teoria è bilaterale la comunicazione? Sì. Dipende se loro hanno Shugenja che possono comunicare con noi. Col tuo messaggio puoi comunque avere una risposta. Ok, allora gli chiedo, ci possiamo incontrare in questa valle? Qui. La risposta che ti arriva è... il granchio difende il muro in qualunque posto. Bene, allora spiego a loro che dobbiamo dirigerci lì. Dobbiamo fare in fretta. Abbiamo un mulo, cavalli, niente. Avete niente. Te lo costruisco con due stecchini di legno. Cazzo, lo trovo un mulo qui, scusa. Vabbè, i granchi però ce l'avranno. Diciamo di venirci incontro il più in fretta possibile. Diglielo. Posso chiedergli se c'è, è solo per affrettare, cioè se ci portano anche solo due cavalli, siamo in tre, cazzo, avete risparmiamo due giorni. Ferrari da prestarci. No, tanto c'è uno che ci sta venendo incontro, si porta due cavalli e facciamo tutti più in fretta. Sì, sì, no, era solo che un cavallo costa 3 anni di cibo di un samurai. Ho capito, quindi. Però stiamo parlando di una guerra che coinvolge il Rokugan, e loro sono il clan del granchio, due cavalli ce li avranno, penso. Due, tipo. Due. Due. Io che peso poco salgo con lui e voi andate assieme. Comunque hanno ricevuto il messaggio. Hanno ricevuto il messaggio e vi hanno risposto. Sono i cavalli quelli piccolini, cioè. Sì, i pony. Sì, my little pony. Però meglio di niente. Però esatto, è comunque meglio di niente. Quante sono 5 pound? 5 libbre, sono 2 kg e qualcosa. Mi pare sia 0,56 la conversione. Sì, esatto. Il solito numero assurdo inglese. Sono insomma, più o meno 2 kg e qualcosa. Insomma, non c'è Rohan con i suoi cavalli qui. No. Dov'è la Rohan quando ne abbiamo bisogno? Non c'è. Non qui. Non è qui. Non è qui. Però c'è un clan con i cavalli. Sì, gli unicorni. Gli unicorni. Che sono tipo Ropron. Dall'altra parte della mappa. Sono quelli che sono visti male. Ok. Va bene. Che volevamo andarci senza conoscere nessuno per andarci a prendere un cavallo. Allungando di tantissimo la strada per nulla. Sì. Mano a mano che vi avanzate verso nord, vedete sempre più il fiume farsi vicino, superando le montagne, fino a che non vedete anche il muro dall'altra parte di questo fiume che divide le terre d'ombra dalle terre del granchio. E... tiratemi tutti un dado da 10. 3, 6. 3, 6, 9. Ivao nota, anche perché quello con l'occhio più fino è abituato a guardare le cose più da lontano, nota una donna in riva al fiume che sta probabilmente piangendo. È molto rannicchiata su se stessa e ti sembra che sia in uno stato emotivo abbastanza... La indico agli altri perché siamo ancora nelle terre d'ombra. Però faccio per avvicinarmi. Quindi mi avvicino verso la riva del fiume e vi dico, c'è quella donna che piange.
lì sulla riva del fiume. Io almeno tu l'hai vista, forse sei tu che dovrei andare da lei. Io volevo chiedergli consiglio, ma va bene, vai da lei, questo è il mio consiglio, noi ti seguiamo. Ok. Mano a mano che mi piace quell'immagine che ho visto sul telefono. Mano a mano che ti avvicini, senti che effettivamente la donna sta piangendo. Buongiorno, che è successo? Lei si gira verso di te e ti fa: mio figlio è caduto nel fiume. E inizia di nuovo a piangere. E guardo se c'è qualcuno che... Fai no. Una prova di... Se intendesse tempo fa, cioè adesso. Lui ha detto che guarda... Io faccio per qualcuno. Guardare, anche per guardare se non c'è qualcosa... Fai una prova d'anello d'acqua, puro e... Quattro. Hmm. 12... Vabbè, tanto, dai. 28 18, 28, 9, 37. 37. Vedi, in mezzo al fiume, dove... con armatura, arco e tutto quanto, faresti fatica ad arrivare, però c'è il... ti sembra il corpo di un bambino piccolo che sta galleggiando, non si sta muovendo però. A me non piace la situazione, te lo dico. Vorrei provare a chiedere ai cami dell'acqua e ti spiego perché. Ci sta che lei piangesse, ma se era contingente la cosa... Lei avrebbe detto: aiutatemi, venite presto. Cioè, questa qua era... non averla sentita. Non mi piace la situazione. Cioè, c'è qualcosa che non mi torna, mettiamo così. Magari no, mi sto sbagliando. Perfetto, però non mi stai dicendo un cazzo. No, io interrogo il cami dell'acqua. Okay. Kitsune, c'è un bambino che è caduto nell'acqua. Forse ha smesso di respirare. Io faccio per togliermi... Quindi faccio salmon. Arco e giaco, perché è la cosa più impacciante a notare. Noi siamo ancora nelle terre d'ombra? Sì. In questo momento siete proprio al confine, ma il vostro lato è quello delle terre d'ombra. E questa è una vecchietta? No, una ragazza. Posso fare una prova di... conoscenze terre d'ombra? O investigare conoscenze? Sì. Finisco la frase, mi leggo la corda in vita, la lancio indietro, sì, e vado per buttarmi nel fiume. E io faccio una prova di conoscenze 21, e sto pronto in caso a fermarlo. Se 25. Penso, perché di solito le giovani donne di fianco al fiume non sono un buon presagio, soprattutto... per me che ho a che fare con gli spiriti delle volte. La prima cosa che vi ho chiesto: ma secondo voi che ne pensate? Vai ad aiutarla. Lui te l'ha detto. Appunto. No, io ho detto vai da lei a vedere che cosa. Conoscenze, ho detto buttati nel fiume. E lui si è buttato nel fiume. Scusa, sì. Scusa, tu fai la riflessione con i cami. Lui interroga i cami, il bambino affoga. Che cazzo devo fare? Ti ho anche detto... Vabbè, stiamo parlando di 6 secondi. Sì, 10. Io ho fatto 25. Cioè, 42. Chiedo, evoco il cami dell'acqua. Allora, due cose. Il cami dell'acqua non risponde. Aia. Seconda cosa, Kitsune, ci sono un sacco di creature, diciamo, non sono necessariamente mostri, ma o sono creature, anche. Spiriti, che vivono vicino all'acqua, che alcuni attirano le persone in acqua per ucciderle. Altre sono come le volpi, si divertono solo a far buttare la gente nel fiume e vederli che si bagnano, divertirsi. E di solito sono le vecchie che uccidono la gente. Le giovani donne? Le giovani donne spesso, se sono molto belle, servono ad attirare qualcuno nel fiume. Per seccarlo o per fare scherzoni? No, per qualcuno di etero. Ah, ok. Questa è una normale ragazza, non è né particolarmente bella né particolarmente brutta. Se non fosse che stava piangendo in riva al fiume, non l'avreste probabilmente neanche notata. Quindi non mi sembra che ci potrebbe essere, così poi chiaro può esserci sempre, perché la mitologia è sempre quella vasta. Attualmente non mi sembra una cosa evidente. Da textbook proprio. No, okay. Esatto. E allora non dico niente, che si bagni. Tu ti butti e fammi una bella prova di atletica. Che hai? 9K4. Beh, io semplicemente lo avviso. Aspetta, torna indietro, gli dico. Ok, quando provi a parlare la tua voce non esce dalla tua bocca. Ma stai scherzando? Stai a vedere che sei più no. Una merda. No, ma adesso mi allarmo però. Allarma, ti fai c'è, bene. C'è qualcosa di grosso qua. Tranquillo. Tu hai di fianco che ma che gli sei impastata la bocca. Non ti sento, la volpe non ti sente.
Io lo sento. E questo è il momento di meditazione, forse. Io che lo sento. Sei. Sì, tu lo senti. Io guardo il cielo per vedere se ci sono uccelli, perché è la stessa cosa che ha fatto lui durante la divinazione. Quindi magari vedo qualche segno. Ma io mi butto in acqua, però c'è una corda che si sta lungo. Ho capito, però io sto facendo così. Lui è di spalle. Cazzi tuoi. No, per dirti. Era solo per dire che non sarà colpa mia. C'è una corda per terra. Se vuoi, prendimi e tirami. Ah, c'è una corda. Io ho detto, mi leggo una corda in vita e lancio un resto. Quando mi accorgo che non riesco a parlare, prendo la corda e tiro. Ecco. Tiri. Questo tiro riesce a raggiungere il bambino, a prenderlo, e in quel momento lui sta tirando la corda per riportarti. È fantastico, io mi aspetto. Io c'ero così nel cielo. Sì, fra l'altro per te. Io per me è normalissimo, esatto. Mi stai aiutando a salvarlo. Non ci sono segni nel cielo. Ma come? A lui sì, quando non sentiva più niente. In questo momento no. Io sto cercando segni. Senti, e? Quanto è lontano dalla riva lui? È un po' di bracciate, sì. Non tantissimo, ma qualche bracciata. Ok, però per sicurezza, visto che non posso parlare, provo a mandargli un messaggio. Ok, non parte. Vabbè, oh, i cavi non funzionano. Io ho fatto quello che potevo fare. Arrivederci. Non vedo nessun segno, tutto a posto? Non è colpa mia. Io non lo sento ancora. Tu vuoi parlare con Kitsune? Sì. Ah, puoi parlare con Kitsune? No. È con me che i non può parlare. I cani dell'acqua non rispondono, c'è qualcosa che non va. E mi vedi che mi sta tenendo con la corda, eh? Prendo la donna, però proprio per il bavero. Ti cioè avvicini alla donna? Sì. Ma okay. No! Fammi un bel tiro di terra. Sei un pirla, te lo posso dire. Eh no, minchia, la posso attaccare così. Ma scusa, fai una cosa per volta. Vabbè, ormai vai. Ma minchia, mi devo avvicinare per attaccarla, eh. Io per non sapere leggere né scrivere nel frattempo lancio. Cioè, 3 Laserone 7, 8, 2 17. Io recito una pergamena al volo. Però cosa? Non sai cosa doveva fare. Tieni 15. Mi avvicino per poterla, cioè, in posizione di attacco, diciamo. Non è per resistere alle terre d'ombra. Merda, ci ho provato. Io la sto per attaccare. E quando ti avvicini senti le sue lacrime che ti commuovono talmente tanto che ti blocchi. Ma vaffanculo, va. Gli tiro uno sberla. Io lancio conosci la mente dell'aria. Ce l'ho fatta. Posso ricevere i pensieri immediati delle creature che del bersaglio, quindi la tipa. Penso, percepisco chiaramente tipo la lettura dei pensieri superficiali, quello che stanno pensando al momento. Quindi okay. Tipo se tu gli dici il tuo figlio sta bene, non funziona? Nel senso che non si collega con i kami dell'aria, senti proprio o parte che i kami ti dicono no. Perché? Ma ti ho anche detto non va, non funzionano i kami dell'acqua, te l'ho detto. Pensino dell'aria. E vabbè, ho capito. Prova a fare commune con i kami dell'aria. Dai. Ancora. No, commune lo può fare. Commune? Tu non rompi il cazzo della parola. Ok. Perché? Non no. Sta a noi. Ok. A chi sta? Ai va, ok. Stava tornando in mi dice. Io mi sento tirare. Io mi sento tirare. Non ti risponde. Sta ai va che stava tornando indietro. Non mi faccio per tornare alla riva. Torni indietro con il bambino in braccio. Che cosa fai? E cerco di salvarlo, cerco di capire le sue condizioni. Non mi ricordo se. Fai una prova di medicina, ce l'hai? Ce l'ho. 5 per favore. Ti sta alterando Lorenzo. No, mi piacciono queste situazioni. Mi spiace, ragazzi. 8, 24, 27. Riesci praticamente facendo un po' di respirazione bocca a bocca a far rilassare. Esatto, far tirare fuori l'acqua, farlo sputare. E la donna si è alzata, ha gli occhi completamente arrossati dalle lacrime e sta allungando le braccia verso di te. E gli rimetto il bambino in mano. E adesso posso rispondermi a chi sta? Non ti rispondono. Ah, non mi rispondono a chi non sta? Non ti rispondono proprio. Ok, però la domanda, però quindi la domanda non è andata. No. Mi devo fare da parte? Non rispondo neanche a questo. È vostro volere che intervenga? No. E allora rimango là fermo con le cioè, braccia incrociate lui, e guardo la scena da lontano. Ah, io guardo, vabbè, guardo in faccia la donna della serie se non è credo sia andato incontro al suo destino. Tu non sai delle mie risposte. No, io da quello che so mi ha detto, cioè
non intervenire. E gli metto una mano per fermare. È quello che ti sto dicendo. E gli metto una mano io. Ma ti sei avvicinato per prenderla per il bavero e picchiarla. E mi dici quello che ti sto dicendo io. Ma questo sei bipolare. Mi piace picchiare le donne. Non è un, non è un motivo di sei gioco. Sei bipolare. Però... è bipolare, sì. Purtroppo. Anche trio quadri. Però ti ho detto di intervenire. E quando ridai il bambino alla, alla ragazza, la ragazza è un, appunto una ragazza normale, non è né particolarmente bella né particolarmente brutta, non è vestita né bene né male, è una ragazza che avresti potuto incontrare ovunque nei bordelli ovviamente, però le dai il bambino, lei lo avvicina al petto, ti guarda e ti dice grazie, e in quel momento voi vedete che scompare in una specie di nube di petali di ciliegio e per terra si è imbonzato la Kageyoshi. E per terra rimane soltanto una conchiglia. Che per di solito per un amante della conchiglia fare col mare, quindi è un gran segno. E la raccolgo. Cioè, ma pare ha fatto vedere che questo ha trovato una volpe, la pelle di una volpe aiutando. Ma difatti Kitsune guarda la scena e, ed è lì che annuisce soddisfatto verso i wow. Kitsune e Izawa in questo momento iniziano a farsi delle domande. No, sì. Io neanche troppo. No, io mi sto no, ci dai direttamente una risposta. Sì, un comportamento. Gli spiriti fanno ogni tanto le cose a cazzo. Ma quindi... un comportamento no. Del genere con i kami che si rifiutano di intervenire, no, infatti, e di parlare. Questa è una cosa sua, cioè proprio. Non è neanche tanto quello, è che questo era una delle sette o delle magari di quelle minori, ma una delle fortune di Rokugan, cioè gli dei. Minchia. Io sono benedetto dalle fortune di Rokugan. Infatti a te non hanno avuto capito. Ti hanno semplicemente detto no. No. Quando lui si avvicina, questa non è una cartina, questo è il separatore delle cartine quando stanno per finire. Fantastico. Taglia questa. È tutto in diretta, non si può tagliare niente. No. Ah, no, dopo taglia comunque. No. Io quando si avvicina faccio solo un inchino e wow dono. E anch'io mi inchino, cioè nel senso che cioè, avete questo... appena assistito a un miracolo, cioè questo è esatto, c'è cioè, una roba no, tu, non tu vedi solo che io mi sto solo inchinando, cioè non capisci perché. Iwao Dono, non preoccuparti, per una volta hai meritato il dono nel tuo nome e non è ironico, e continua a sistemare le cose per preparare per continuare il viaggio. Chi è religione? Io e i uomini non capisci un cazzo, cioè, però tu non sai perché ma noi siamo estasiati. O conoscenze in generale, l'orteologia, giusto? Sì, tu hai la specializzazione, quindi ritiri gli uno nel caso. Beh, oddio, un conoscenza forse lo posso tentare anch'io in questo caso. Non ho un vantaggio perché io sono benedetto da sta fungia. Ritiri anche quel 2, i 2. Ok, allora così no. Si continua a ritirare? No, okay. Una sola volta. Quindi però tengo 5, quindi questi 9, 8, 17, 23, 29, 35. Probabilmente era Natsu Togurama, la fortuna del viaggio e dell'esperienza, il patrono di quelli che si mettono nell'avventura. Ok, non dico assolutamente niente di quello che so. Ma... forse qualcosa lo capisco anch'io. Mi sembra un messaggio propizio comunque che sia avvenuto a questo miracolo. Posso con divinazione non fare domande, ma provare a capire con divinazione se potrebbe anche essere interpretato come un segno. Lei da che parte era del fiume? Dal vostro lato del fiume. Dal nostro lato. Però era sulla destra, cioè verso est. Noi stavamo andando verso nord e verso est. Potrebbe essere anche un segno di è qua che è meglio che ritornate di là? Probabile. Oppure il contrario. Probabile, fai un tiro e vediamo che cosa ne capisci. E io sorpreso questa conchiglia, la guardo e cerco di ricordare se nelle storie del mio clan è mai apparsa questa conchiglia. Più che altro quando la avvicini, tu ti aspetti di sentire il classico rumore del mare che si sente in tutte le conchiglie, e invece senti delle voci. Ah, proprio diretto. 30 comunque. Senti delle voci e ti sembra che siano voci di tutte le persone che hai conosciuto. Potresti ascoltare quello che dicono. Minchia, pazzesco. E provo a focalizzarmi su una voce, tipo quella di Ida. Fai una prova di meditazione. Io con 30? Non ce l'hai, meditazione, cazzi tu hai. Divinazione?
Cos'è che volevi... Se può essere un segno di entrare, esatto, qui nell'impero, sì, o un segno, essendo quella dell'avventura, di proseguire dove stiamo andando. No, è un segno che la strada che avete scelto di fare andando in questa direzione, non a nord, è benedetta dagli avventurieri, per gli avventurieri. Sì. Di Waodono, credo che questo sia il punto... Penso che tu non abbia problemi se questo è il punto dove entriamo nell'impero, vero? No, più segno, okay, di così? Giusto? Mi giro verso di lui e faccio: segno di cosa? Segno che il nostro viaggio in qualche modo è propiziato da qualcosa di più elevato. Comunque aspetta, sto cercando di sentire che cazzo dice questa conchiglia. E vabbè, fatto... Si dice che nella conchiglia... Io dico frasi epiche, lui cazzeggia con... Si dice che nella conchiglia donata da... Com'è che era? Natsu Togurama. Da Natsu Togurama si possono sentire le voci di tutte le persone che hai ucciso, che ti tormenteranno durante la notte per gli anni a venire. Mica non sentirò un cazzo allora. Sarà un baccano. Posso farla provare a girare per essere molto convincente? Sì, perché io qualsiasi combattimento... Dai. Devi fare almeno 30. Ce l'ho però. Ah, perché mi sta burlando? Sì. Certo che sì. Ah, scusami, non avevo capito. Che gli tiro contro io? No, tu non tirare niente, la difficoltà è fissa. Ti sei salvato, mi sa. 7, 14, 21, 28, 34. Un po' di brivido lungo la schiena che potrebbe avere ragione, te lo fa venire. Appena vedo che gli viene un po' di brivido, mi faccio... La volpe scherza. È un grande dono. Poi me lo spieghi, eh. Intanto... Non è vero. Che... Però nessuno, la volpe non ha idea di cosa si senta in quella conchiglia, ma un dono di una delle fortune è segno che siamo sulla strada giusta e quindi è segno che è qui che dobbiamo tornare nell'impero. E in più è anche segno che guardano al tuo ritorno nei lupi con favore, cosa che noi non facevamo. Che cazzo ne sa? Nessuno si... No, sei un po' invidioso. Grazie, Mitsune-chan. Nessuno ti avrebbe dato una lira, questo che vuole dire. Nessuno ti avrebbe dato un mezzo poco, quindi... Mezzo poco è già troppo. Sì. Un Ryu. Pensa a te. Cercando di concentrarti sulla voce di... Sì, poi mentre lui mi parla, ha fatto un 18. Di Ida, riesci giusto a sentire qualcuno che russa. Perché è notte. No. Era tardo pomeriggio. Ma è una delle voci nella sua testa che russa? No, è una delle voci nella conchiglia. Lui ha cercato di sentire, okay, la voce di... Che cazzo, ho salvato la divinità e mi mettono le voci nella testa. Che cazzo di divinità è? Mi dai gli sdoppiamenti di personalità, Dio, grazie. Che cosa senti nella conchiglia? Questo. Wow, dono, complimenti. Ascolta meglio. E dopo, intanto camminiamo. Quindi hai sentito il ruggito del leone? Non credo fosse il ruggito del leone. Forse di un leone ubriaco che dorme. O un granchio. Ubriaco che dorme. Non lo so, ci devo riprovare stasera. Mi serve più calma, qualcuno mi sa. Qualcuno che dormiva. Bene. Potresti essere in contatto con qualcuno. Beh, ho pensato a Ida. Perché hai pensato a Ida? Perché so che questa conchiglia, nelle leggende del mio clan, si dice che potesse farmi sentire le voci di tutte le persone che conoscevo. Ma perché dovrebbe essere proprio Ida? Perché ho pensato a Ida, è una delle persone che conosco. Va bene. Visto che sono il più saggio, posso fare una parte? Andiamo bene. Per sapere... Se ho sentito parlare di un qualcosa del genere, delle leggende, delle conchiglie, eccetera, eccetera. Anzi, no, io ne sono convinto. Quanto potrebbe essere blasfemo fare la... vedere la storia della conchiglia? No, in realtà no. Non mi sembra blasfemo. Posso? Negli ultimi 5 minuti magari è stato appena... La creato. Volpe può? Di te mi fido. Passo la mano, mormorando alcune preghiere verso il vuoto, e provo a lanciare. Scusa, questo dove è avvenuto? Siete qui. Ah, ok. Quindi potrebbe addirittura stare arrivando anche il messo dei granchi. Che dio di merda. Forse sì. Ce l'ho fatta.
Vedi quando una nube di petali di sakura di ciliegio si dissolve e al suo posto appare una conchiglia. Okay. Giustamente. Quindi posso provare a capire invece se c'è nelle storie, nelle leggende, una cosa che si narra del genere. Questa è appena nata. Questa. Appena nata. Creata. Quindi cioè questo miracolo ha generato questo oggetto. Fantastico. 19, 16, 35, 44. No, cazzo, sono saggio. Sì, soprattutto nel clan della Mantide si racconta che i kami dell'acqua o degli spiriti molto affini o qualcosa del genere spesso doni. Perché loro sono navigatori, no? Sì. Spesso doni questi oggetti per poter parlare con le persone che sono rimaste a casa. Questa conchiglia si narra nelle leggende dei più grandi navigatori. Principalmente ovviamente della Mantide, perché siete i migliori. Si narra che venissero donate a persone meritevoli. Per parlare a grande distanza. Per parlare con le persone lasciate a casa. Di quelli che conosci. Come fai a sapere? Te l'ho detto io 2 minuti fa. Ti ho detto, questo me la ricordo dalle leggende narrate dal mio clan. Forse proprio non ti stavo ascoltando allora. Mi sa di solito. Sì, no, non ti preoccupare. Io voglio lasciare un segno tangibile, una sorta di preghiera di quello che è successo. Per ringraziare i kami e lasciare una memoria in questo luogo. Non so qual è il gesto tradizionale, cioè, ti posso dire, cioè, nella nostra cultura potrebbe essere tipo la piramide coi sassi, piuttosto che incidere qualcosa nella pietra. Non una so moneta nel fiume. In questa cultura quale può essere il gesto simbolico? Beh, riuscire a però faccio un rito proprio per riuscire a costruire effettivamente una struttura con i sassi di fianco al fiume dove è successo tutto questo potrebbe essere un ottimo. Lascio un qualcosa di mio che in questo luogo. Quindi faccio questa cosa mentre loro parlano sostanzialmente. E mentre lui fa questo, io lancio l'incantesimo leggendo a bassa voce dalla pergamena su Izawa. Sì. E mentre sta facendo quello, quando ha finito di farlo, gli faccio dire a voce alta, perché non posso farlo urlare: grazie della tua benedizione! Ok. Sì. Che pirla. E ridacchio. Cioè, c'è un incantesimo del genere. Sì. Sì. Quando finisci di che costruire... ovviamente l'ho preso. Quando finisci di costruire la tua struttura di sassi appoggiati in perfetto equilibrio uno sopra l'altro di fianco al fiume, senti che i kami sono adesso disposti a rispondere a qualche tua domanda. Ah, che spettacolo. Però senti anche dalla tua voce che esce a voce alta. Proprio tu lo dici, con conscio che lo stai dicendo. Grazie per la benedizione! Non posso io andare avanti con uno così. Menalo. Ti chiedo semplicemente, aspetta che posso andare semplicemente a cosa dobbiamo questo gesto, questa grazia. Chi è la persona che russa? Cioè, lui sta sentendo qualcuno, c'è un motivo. Allora, quando gli chiedi chi è la persona che russa, vedi il vostro compagno Ida che sta russando all'interno del castello di Giada. Di fianco ad Akuseki e Kakita che stanno giocando a Go. Con della Giada. Con la Giada più scura e più chiara. È tutto fatto di Giada. Sono vestiti di Giada. Cazzo, la cartigianica di Giada ti ci voglio. E i vestiti di Giada sono un po' rigidi, però funzionano però... bene nelle terre d'ombra. Cacchio. Bene, intanto posso Giada. Fargli qualche domanda? Facciamo un paio di domande. Un paio di domande. Se ci va di culo, ragazzi, risparmiamo un viaggio. Io gli chiederei la questione dei lupi, cioè quella per cui stiamo facendo un viaggio di miglia. Ma a chi le vuoi chiedere? A questo luogo, a questi kami. Ah, perché ci hai fatto meditazione? No, quindi... no, cioè proprio non so, una cosa mistica, non so come spiegartelo. Cioè possiamo fare due domande, una l'ho fatta. Anche io potrei saperlo chiedendo al grande drago del vuoto. Se ci dicono la vuoto, storia meglio di no. Dei lupi, di chi li ha istituiti, i nostri antenati. Cioè, ma i kami del luogo possono sapere una cosa del genere? Non lo so, però questi sanno qualcosa. E se no gli devo fare domande solo che sanno, io come faccio a sapere cosa sanno? È tutto legato a noi. In questo luogo noi abbiamo trovato questo, può essere che lo sappiano. Non lo so. Quindi cosa gli chiede? Vai, io non so neanche se io lascio quei kami. No, io non dico niente. Raccontatemi, vi prego,
la storia di questo gruppo di lupi, chi li istituì in passato, i lupi in generale. Tu vedi allo stesso tempo due immagini che si sovrappongono abbastanza una sull'altra. Bello viaggiare con due shugenja, eh? E vedi la vecchia Bayushi, che hai visto Kitsune trasformarsi in lei, quindi la riconosci. Lei, certo. E sovrapposta alla vecchia Bayushi vedi una giovane ragazza che le assomiglia molto. Potrebbe essere lei da giovane. Le assomiglia molto, quindi potrebbe essere lei da giovane. Una gemella molto minore. E le due visioni sono molto simili perché si sovrappongono quasi perfettamente nella maggior parte dei casi. Però in uno dei due casi, quando lei è vecchia, vedi i tuoi compagni di adesso seduti, inginocchiati davanti a lei in una stanza priva di finestre con delle candele che illuminano a fatica la stanza, molto spoglia. E nell'altro caso vedi che invece lei è inginocchiata insieme ad altre sei persone circa, quattro, cinque persone, loro, davanti a un altro scorpione. Lo riconosci che è uno scorpione per la maschera, evidentemente. E assomiglia molto a lei. I tratti del viso, anche i vestiti stessi, come sono fatti, assomigliano molto l'uno all'altro. Quindi è sempre stata lei, dall'inizio. Lei è la chiave di tutta questa storia. Chi? Stai parlando da solo? Bayushi. La Bayushi che noi conosciamo, in cui tu ti puoi trasformare. Oh, ottimo. Il fatto quando che sia ragione, morta è l'esplicio. Quando hai ragione, ha iniziato tutto questo con i nostri antenati. Ha creato i lupi, sì. I primi lupi? Sì. I vostri padri, i vostri nonni. Ha creato o ne faceva parte? Li ha istruiti. Come voi siete stati da lei riuniti e come lei vi ha dato questa missione, lo stesso è accaduto in passato quando lei era giovane. Ma quanto è vecchia la vecchia Bayushi allora a questo punto? Vecchia. Sì, ma se lui ci sta dicendo che ha istituito lei i lupi, quelli vecchi, quindi ha avuto una visione, per me sembra, se deve essere una cosa vecchissima, se era già in una posizione così potrebbe di potrebbe avere 900 anni, non lo so cosa ti devo dire. E ricordi qualche faccia? Sì, degli altri. Gli descrivo, io l'ho vista questa scena, so chi sono. Gli altri che hai visto insieme alla giovane Bayushi erano sicuramente un clan, uno del clan della Fenice, da come era vestito. Chiaro. C'era. Anche perché era vestito molto appariscente. Esatto. C'era sicuramente un leone, con tanto di armatura, con l'elmo fatto a leone. Proprio urlava leone da tutte le parti. Un leone. Considera che quando camminava c'era Eye of the Tiger mentre andava dritto sempre. Eye of the Lion. Non sto descrivendo a voi questa cosa, eh. Poi c'era un monaco tatuato con dragone. Un sacco di tatuaggi, quindi molto probabilmente del drago. No, potremmo chiedere a C'è una persona che non capisci se sia un uomo o una donna, con i capelli bianchi, quindi del clan della Gru. Un cachita, un qualcosa del genere. C'è un uomo sempre con i vestiti di un clan che fai fatica a riconoscere perché è un clan che non esiste più, è il clan del serpente. Quindi siamo fra l'altro riesco anche a datare a questo punto grazie a questa cosa. E poi c'è un tizio con una maschera. Proprio. Ho raccontato tutto questo. Ciao Giovanni. Quindi signori, no, lui non c'era. Forse alla creazione no però così. Forse questo avvenimento di oggi potrebbe farci risparmiare un viaggio di molte miglia. Perché? Perché questa è la risposta che cercavamo al tuo villaggio. Sì, sappiamo che c'è uno della Fenice, uno del Serpente, hai detto. Non ho mai sentito parlare della Volpe, non ho mai sentito parlare di questo clan. Serpente, hai detto, forse è qualcosa di antico. Fenice. Granchio. E Gru Drago e leone. Allora forse non conviene andare nelle terre della volpe, ma andare direttamente in una di queste. Però sicuramente mio padre saprà qualcosa.
Beh, tu ricordi anche una cosa, comunque. Il clan della volpe è proprio al confine, è sia un vassallo della mantide, ma vive al confine con le terre della gru. Quindi probabilmente qualche famiglia minore della gru che ha avuto dei rapporti con voi è abbastanza plausibile. Però noi abbiamo pochi contatti, noi come lupi, con la gru in questo momento. In questo momento sì, Kakita, però tu sai anche molto poco dei tuoi nonni, non sai chi siano. Cioè, nessuno ti ha mai parlato dei tuoi... Più che altro, tuo padre ha raccontato tantissime cose dei tuoi antenati, ma proprio dei suoi genitori non ti ha mai raccontato nulla. Quindi potrebbe essere anche un caso di indagare. Perché in realtà, figlio mio, siamo della serpe. Te lo immagini? Beh, l'unica cosa positiva è che non saremmo passati dalla mantide. Ammazzo subito, però. Quindi, cosa vogliamo fare? Vogliamo andare dalla volpe e poi deviare in caso verso nord, verso la gru? Nord la gru, della volpe. Andare a nord verso la gru e in caso poi indagare su quelli? O andiamo direttamente da qualcuno che sappiamo? Ci può dare delle risposte? Perché abbiamo dei legami molto forti, che è la Fenice. Io andrei a nord. E ti spiego perché. Ah, intanto dobbiamo tagliare di qua per forza. Scusami, perché abbiamo avuto un qua segno. Qua non ci sono i clan, però se non mi ricordo male, qui c'è il leone. Beh, c'è scritto dove sono le terre del leone, le terre del granchio. Qua c'è il leone, qua c'è l'unicorno. Sotto c'è gli scorpioni. E la Fenice? La Fenice qua. È nord. Qua? Sì, infatti andare dalla Fenice... La noi però adesso attraversiamo qua. La più in culogna... Quindi siamo in quelle del granchio. Lo scorpione e la più vicina allo scorpione. C'era il tuo dito indice. Io dico di salire. No, è più vicina alla volpe dello scorpione, perché è proprio qua. Io andrei dalla volpe in ogni caso. Poi ma dalla qui volpe è già si... scorpione qua. Sì, ma noi se tagliamo qua e andiamo verso est, dove poi in caso possiamo andare verso nord, se andiamo verso est andiamo al castello della volpe, ci riforniamo di quello che ci serve, avvisiamo di quello che c'è da avvisare e andiamo. E comunque verso siamo nord. Sempre vicini e anche chi è questo volpe? Castello granchio. Perché vedi, questo è tutto granchio praticamente. Questi non sono di nessuno, ma è tutto granchio. Se noi presumiamo che loro andranno qui, fra il castello e la foresta, cosa che abbiamo presunto, il clan più vicino è lo scorpione, che non solo è cioè la famiglia Baiushi, cioè proprio quella di questa. Sì, tizia. Ma prima possiamo andare qui dove ci sono alleati sicuri. Io sono d'accordo con te che sia utile, ma quello che sto dicendo è che il tempo è essenziale nel nostro piano. Cioè risparmiare giorni di viaggio con questa informazione. Ma non risparmiamo giorni di viaggio. Come perché l'informazione ha detto solo che c'è uno scorpione. Stai qui e parli e poi risali ma qua. Ma gli scorpioni non hai detto noi, che ci aiutano. Noi da qui risaliremmo qui e li incontreremmo proprio dove stanno. Ma noi non andando. Vogliamo incontrare l'esercito. Sì, infatti. Abbiamo detto di no, stiamo tagliando qui apposta, è un suicidio. Ok, incontrarli no, però. Sono morti tre falchi per darmi quel segno. E Ivao ha anche un'altra... conoscenza sicuramente. Dal castello della volpe arrivare al fiume per prendere una barca. Esatto, prendere una barca e arrivare nelle terre dello scorpione è molto veloce. Beh, lo sa anche Kitsune perché è casa sua. Isawa magari non ci pensa, però voi due lo sapete. E anzi, facciamo anche meno strada a piedi, facciamo prima. Va bene, allora andiamo verso il muro. Fra l'altro più o meno dovrebbe essere qui il granchio che ci accompagnerà. Va bene, incontriamo il granchio. Attraversiamo qui, sì. Parliamo con i granchi, sì. E poi proseguiamo verso est. Ok. Vi prego, facciamolo però. Andiamo. Basta, camminiamo. Quindi cosa facciamo? Là c'è un muro, non ci sono delle porte nel muro. No. Quindi cosa si fa? Si scala? Si chiede e ti tirano giù una corda? Vabbè, da qualche parte c'è una porta. Ok. Magari non è proprio davanti a voi, ma... Vuoi avvisare? Avviso. Ma l'ho già avvisato, eh. Sì. Stiamo aspettando che arrivi il loro dobbiamo messaggero. Aspettare il luogo di raduno. Ah, ok, allora andiamo al luogo di raduno. Andiamo al luogo di rendezvous. Andiamo al luogo di rendezvous e facciamo un mini campo nascosto. Ok. Andate dove avete segnalato la vostra intenzione di trovarvi. Com'è che funzionava, abbiamo detto, la leggenda, abbiamo capito, la conchiglia poteva sentire persone che conoscevi? Sì. O che avevi degli rapporti stretti o... Che conoscevi, da quello che sa lui. Tu sai quelli che erano rimasti, okay, a casa, ma potrebbe lui, essere, cioè... un modo poetico per dire quelli che conosci. E fate una specie di piccolo campo
dove avete dato... Ascolta cosa sta dicendo il padre di Ida. Il padre di Ida dovrebbe avere già l'informazione al momento, già da un bel po'. Buh, proviamo. L'ho conosciuto il padre di Ida? Sì. Beh, in qualche momento sì, sì. Sicuramente. No, 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 non è orribile. 9, 6, 19, 19. Se tieni tutto 21, no, se no 19. 19, 19. Tengo 3. Disney. Fai un po' fatica all'inizio a sentire che cosa sta dicendo, ma concentrandoti un po' di più riesci a sentire che praticamente sta dando ordini al, ai propri uomini di prepararsi per andare in piccoli gruppi a presidiare tutti i castelli lungo il muro, piuttosto lasciando più sguarnito l'interno, ma rafforzando bene il muro e andando ad avvisare anche il più a nord possibile quelli che sono oltre il muro, ma che fanno comunque parte del, sì, dell'impero. Su una cosa, quindi gli scorpioni. Su una cosa si può sempre fare affidamento, cioè la celerità degli dà. Dei granchi in generale, direi. Bene, quindi sono stati avvisati, sono già pronti a partire, gli incontriamo i granchi qua giù per dirgli, oh, torniamo con voi? Perché? Sì, e noi siamo, sì, vogliamo andare di là. Quando si fa quasi completamente notte, il sole è già sceso da parecchio tempo e la luna è già abbastanza alta in cielo. Siamo sempre nelle terre d'ombra, quindi facciamo sempre il World of Purity. Sentite in mezzo alla notte il verso, co-co-co! Esatto, praticamente sì. Sembra il verso di una rondine, che però di notte non dovrebbe sentirsi. Okay, quindi io rispondo con il verso di un passero e ciò acting. Vabbè, tutta scena. Sì, chiaro, certo, lì. Scena. Solo scena. Senti, io vado lì mentre lui fa i versi. Micchia. Micchia, pensano che ci sia veramente un... un passero. Un passero. Perché? 29. 3, 5, 36, però ho fatto un 10. Io vado lì, va. Venite. 15, 41. 41. Andiamo, dai. Uno stormo di passeri. Sebbene apprezzo questo performance. Che cazzo di passero è? È il passero di Rogan. Il passero di Rogan. È un pollo. Do come risposta, anche se non so che quella è la risposta, però un po' di caos. Sempre. Intravedete qualcuno che è appena arrivato con una piccola zattera dal vostro lato del fiume e che sta aspettando di fianco a questa zattera facendovi cenno di avvicinarvi. Ci avviciniamo, facciamo segno. Io metto la maschera, vicino. Adesso che torniamo all'impero. Mentre vi avvicinate... sentite, oh, e voi capite perché è a cane. La spia qui, avete bruciato la copertura. Fantastico. Quando mi avvicino le faccio a cane san, sicuramente in acqua non avremo possibilità di bruciare qualcosa, e salgo sulla zattera. Non ne sono così sicura. È una sfida? No, è una speranza. Spero che i kami mi stiano ascoltando in questo momento. È quello il problema. È stata veloce. Saliamo in silenzio e muoviamoci. Siamo abituati a muoverci velocemente. Possiamo andare. Nel frattempo sarebbe piacevole sapere a Kane-san cosa sta accadendo, come si stanno muovendo. Prima prendete questo. Vi dà una piccola pergamena. Ok, ne dà una a ciascuno, la prendete, guarda che non stia succedendo nulla. Io la apro. È una pergamena che prende fuoco se siete corrotti, anche solo un minimo inimmaginabile. Interessante. Le riprende. Se, peccato che esistano dei kami in grado di mascherare queste cose. Io conosco quelle pergamene. Non per la famiglia Kuni. La famiglia Kuni sono gli inquisitori dell'impero. Okay. E sono del granchio. Sono i più agguerriti
cacciatori di corruzione. Okay. Quindi quanto è fatto bene l'arcano, il sigillo che c'è dentro? Bellissimi i cune. Possiamo andare, se nel frattempo puoi farci sapere cosa sta succedendo. Sappiamo che... come si chiama il padre di Ida? Per voi è solo Ida-sama. Vabbè, però se dici Ida-sama può pensare che stiamo parlando dell'altro. No, perché diremmo Ida-san. Sappiamo che Ida-sama si sta mobilitando. Stava proprio sì, sbraitando ordini pochi minuti fa. Sì, immagino che sia vero. Sta organizzando delle pattuglie di difesa lungo tutto il muro. Qualcuno ha visto l'esercito? Sì, l'esercito è stato avvistato in diversi punti lungo il muro, già più a nord di dove siamo noi. Mentre siamo, tanto ci vorrà un pochettino per attraversare, no? Io tiro fuori una pergamena e inizio a scrivere. E scrivo tutto quello che so degli Shutendoji, più anche mie intuizioni, elucubrazioni, eccetera. Signor, fa, questa potete leggerla e darla a qualche Shugenja dei Kunio o del Granchio. È importante perché ci sono creature leggendarie che potrebbero girare con quell'esercito. Sarà fatto il prima possibile. Quale strada prenderete una volta arrivati dall'altra parte? Andremo verso est, al castello della Volpe. Ah, quel simbolo, gatto, quelle pergamene che ci ha dato, vanno toccate a mani nude o fa anche quei guanti? Potresti anche appiccicarle sul retro della schiena. Ok, di quindi il fatto che lei le stia impugnando è sicuramente tranquilla. Ok. Ci dirigeremo all'inizio verso le terre della Volpe, poi seguendo un'intuizione di Isawa-san andremo verso nord allo Scorpione. Notizie di Umon. Seguiremo il fiume fino a... vediamo se sa chi è Umon. Vediamo quanto è una spia brava. Nessuno l'ha mai raccontato di Umon. No, no. Invece sì. È ancora nella cura della famiglia Koseki. Dovremmo raggiungere il prima possibile, anche dopo essere passati dagli scorpioni, la famiglia Koseki. Anzi, se si riuscisse a mandare un messaggio per farli venire giù, per parlare con qualcuno prima di noi raggiungere su. Anche perché a quanto pare... nell'obiettivo, beh, lei sa perché era lì, no? Sa del Mautsukai, eccetera. Nell'obiettivo del nostro comune nemico, che in realtà è il comune nemico dell'impero, ci siamo noi, specificatamente noi. Voi gruppo di persone? Sì, sì. Noi lupi. Cosa avete fatto a questa persona per renderla così furiosa? È quello che stiamo andando a chiedere, perché a quanto pare è un qualcosa che ci portiamo dietro. Non a livello di antenati, un po' prima. Diciamo antenati ancora, che non hanno ancora raggiunto lo Yomi. Capisco. Dove volete che vi raggiungano? Il più vicino possibile, dallo Scorpione potrebbe essere un'idea. Noi passeremo Volpe, Scorpione, se quelli della Fenice vengono giù a incontrarci. Sì, dovete indicarvi un punto, altrimenti sarà difficile. Dove vogliamo andare noi dagli Scorpioni a parlare? Il castello della Terra. Qual è il castello, quello dove viveva Bayushi? Che è quello dove poi l'ha organizzato, in teoria, quello ci ha detto lui due volte, i lupi. Beh, è proprio il castello della famiglia Bayushi, quello. Al castello della famiglia Bayushi. Ok. Sapete qualcosa di Bayushi? Ma, sì, ma qual è? Aspetta, fammi vedere qual è. Bravo. Non mi risulta nulla di particolare. Ci possono incontrare lì anche se non sarà presente la signora. L'abbiamo vista viaggiare poi in giro. Dio, cazzo, questa qua però è la spesa. Cioè, permetti un attimo, mi metto nella zattera di fianco a fare capannello. Sì, il più lontano possibile dal lato opposto per bisbigliare con loro. È una spia degli Ida. Vediamo, rende. Faccio stage whisper, quindi parlo a voce alta, ma sto sbagliando. È una spia degli Ida. Anche abbastanza brava. Ci fidiamo abbastanza di lei. Sì. Le vogliamo dire di Bayushi? Sì, ma lei che cosa se ne fa di queste informazioni? Perché le abbiamo detto che ci dobbiamo incontrare al castello di Bayushi. E in realtà è vero, non se ne fa più tanto. Ok, come l'ho detto, castello di Bayushi. Va bene, verrà comunicato.
Pensato mai di cambiare, di entrare a far parte dei lupi? O i nue? Da quello che mi ha raccontato Ida-san, è meglio di no. Da quello che ha raccontato Ida-san è sicuramente meglio di no, ma Ida-san ne fa ancora parte. È un sacrificio che qualcuno del granchio deve fare per il bene del resto del mondo. Capisco, la volpe capisce abbastanza questa cosa. Sì, peccato, non sa cosa ti perdi. Penso di averne avuto un'intuizione nell'ultima settimana. Direi che questa conversazione è meglio concluderla. Andiamo avanti. Beh, siamo su una zattera, possiamo andare avanti a conversare finché non arriviamo. E intanto spinge con il... Io le faccio le domande più del cazzo che si possono fare. Mai pensato di avere figli? Perché? Tutte quelle che si possono fare di conversazione. Ah, come si chiamano, chi ha l'informazione. Ti dice i nomi, okay, di tutti quanti. Andiamo avanti a fare small talk. Ok, fammi una prova di percezione. Proprio solo percezione. Percezione? Buona. 12. Non ha risposto correttamente a nessuna delle domande che le hai fatto. Ha sempre sviato il discorso o ti ha mentito spudoratamente. Ok. Va benissimo, per me è d'accordissimo. Ma cioè, anche io ho 6 fratelli. Ma senza nemmeno far finta, cioè proprio non le fregava nulla, bastava... Io solo perché mi dà fastidio il silenzio e quindi finché non arriviamo. Ci mettete un paio d'ore di zattera abbondanti. Poveraccia, 2 ore di chiacchierata con Kitsune. Vediamo se resiste. Sì, resiste, ha fatto un 10 anche. Cioè, è abituato. Resiste benissimo, nonostante sia una prova molto difficile. E quando arrivate dall'altra parte del fiume sentite proprio un peso che vi viene tolto di dosso. Non sentite più il peso delle terre d'ombra che vi... Oh, che figa. Che vi schiacciava, non tantissimo, però sentite sempre qualche cosa. Io ignoro il protocollo e metto una mano sulla spalla di Isawa. Cioè. Quanto sei stata lì? 6 anni. Non prima che voi arrivaste. Deve essere piacevole tornare qui ogni tanto. Da un lato quasi potrei ringraziarmi. Quasi. Beh, da che parte andiamo? Immagino che qui ci separiamo o ci scorterai per ancora un pezzo. Dipende se volete dormire in un nostro castello questa notte o... No, vogliamo proseguire. Qua ora che siamo al sicuro, le notti... Prima arriviamo meglio è. E in più fare un po' di viaggio di notte dove finalmente non c'è l'oppressione che c'era prima. Allora, seguite le montagne tenendole sempre alla vostra destra. In questo modo sarete sicuri di seguire la strada corretta. Come nei labirinti più o meno. Esattamente. Perfetto, è stato un grosso piacere di nuovo. Cerca di non bruciare niente. Spero di non vedervi mai più. Mi raccomando, cerca di non bruciare la zattera, perché poi potrebbe essere problematico. Sperate perché... di non bruciare qualche castello importante. Addirittura. Minchia se ce l'ha con noi, io. E mentre ce ne andiamo io gli faccio gli anni di lavoro buttati in mentre ce ne andiamo, no, io faccio viva a quello. E poi non siamo stati noi. Cos'altro serve lì? Se c'è un esercito che parte, più di così che e cosa. E mentre ce ne andiamo io faccio Esau a voce alta per farmi sentire da lei. E faccio, beh, magari non qualche castello importante. Minchia, non me lo perdonerà mai, io. Che sta diventando una moda. E partite quindi verso est. Ci vorrà circa una settimana per arrivare alla volpe? Per arrivare alla volpe, in realtà 5 giorni se non vi perdete lungo la strada. Io tirerei un po' di più la sera. Siamo più nelle terre d'ombra. Tu non c'eri, ma detto quando siamo arrivati qui proprio abbiamo sentito un peso che ci si... No, ho sentito. Io la prima notte faccio quasi tirata. Mi offro di fare il turno di guardia, voglio stare sveglio di notte, perché nelle terre d'ombra ero sveglio di notte nel Circle of Purity, di fianco al suo Circle of Purity, con l'incantesimo anticorruzione, stando attento a guardare ogni cosa in giro. Qua probabilmente durante il primo turno di guardia, la prima notte, mi addormento pure. In realtà qua potreste anche trovare da dormire in una locanda lungo la strada. Non ci credo. Vedo la locanda, piango, magnifico. Piango lievemente. Apprezzi la vita dopo le terre d'ombra. Tutti dovrebbero fare, tutti i ragazzini dovrebbero essere mandati per qualche mese nelle terre d'ombra. Come fai per apprezzare di più? No? Certo. E in effetti una locanda la trovate lungo la strada, senza troppo problemi. E allora locanda.
È gestito da... Andiamo fuori dalla locanda! È gestita da un vecchietto, avrà come minimo 70 anni portati male o forse ne ha 90 portati bene. Invece è un K. No, aspetta. No, è una persona estremamente anziana, proprio le sopracciglia bianche, foltissime, spesse, che non si è mai sistemato, è una lunga barba. Ma io mangio tutto e dormo fino al mezzogiorno. I capelli, nonostante siano molto radi, li tiene ancora raccolti in una specie di coda da samurai. Tipo da che samurai. Non ci passa nessuno qua. Pochissimi. Io in questa settimana sono riuscito a riorganizzare. Però gli lascio una mancia. No, basta quello. Tu, Isawa, fammi un bel tiro di percezione. Che è fatto Isawa? Perché si vede che è qualcosa che va. Che cos'è percezione esattamente? È solo percezione, acqua. E acqua. In acqua faccio acqua. In acqua sono stato rimandato. Sì, esatto. Cosa, tengo tutto? Tieni tutto. Eh sì. 8 più 4 più 5 fa 17. 17. Noti una certa familiarità con questa persona. Non sapresti dire perché. Lui il gestore. Però ti sembra un po' familiare. Il locandiere. Il locandiere. Non sai se l'hai magari già faccio visto qualche domanda. Glielo dico, ma proprio sinceramente. Dopo un po' che siamo lì a bere o rinfocillarci, gli chiedo: senta, buon uomo, è mai possibile che noi ci siamo già visti? Io vedo una certa somiglianza in lei. Lui ti si avvicina sporgendosi sul tavolo. In effetti assomiglia a qualcuno che conosco. Io mi chiamo Isawa. Anch'io Ryuk. Mi chiamo Isawa, non Ryuk, mi chiamo Isawa. E ci siamo mai visti? Non credo. Assomiglia un po' a mio figlio. Beh, forse perché facciamo parte della stessa famiglia. Caramba. Rokugan. Rokugan. Beh, sì, può essere. Un locandiere. So, qualcosa di mio padre fuori gioco, potrebbe essere lui. Cioè, no, tuo padre te lo ricordi anche niente. Perché c'è stata tutta quella storia. Appunto, di quando era andato via, era tornato. Però tuo nonno non l'hai mai conosciuto. Mio nonno non l'ho mai conosciuto. Beh, gli parlo un po' della mia storia, della mia famiglia. Cerco di capire se lui potrebbe essere mio nonno a sto punto. Fai una prova, se ce l'hai, di sincerità. Certo, se ce l'ho, sono 7K4. Certo. Minchia, guarda qua. 7K4. 10, 1, 7, 5. Più 8. Minchia. 25, 3, 38. E quando inizi a raccontargli di tuo padre, della tua famiglia, eccetera, eccetera, lui ti dice: io ho fatto qualcosa del genere quando ero più giovane. Sono stato in giro con un sacco di samurai molto discutibili per qualche tempo. Sono stato cacciato dal mio clan. La mia famiglia, beh, diciamo che avevamo qualche cosa che le altre famiglie non avevano, ecco, sì, diciamo così. E cosa? Mio figlio l'ho abbandonato da qualche parte, non so più nemmeno con quale geisha o moglie o donna che ho conosciuto in qualche notte lungo la strada. Cosa avete nella vostra famiglia? Come si chiamava? Io immagino di essere con lui nella locanda. Ah, non saprei, non gli ho mai dato un nome, io sono andato via prima. Segni distintivi? Sua madre? Una voglia chiama? Sulla chiappa destra? Ah. Descrizione? Beh, sua madre si chiamava Ryoko. Come tua nonna. Beh, ne resterà soltanto un buon uomo. Ci sono molte possibilità che voi siate mio nonno e io sia un vostro discendente. Beh, allora bevi qualche cosa, prendi quello che vuoi dalla mia cantina, tanto la mia cantina è di famiglia, no? Da bere per tutti. Siete gli unici tre in tutta la locanda. Ah, non c'è nessun altro nella locanda. Peccato. Beh, questo non può che essere un segno del destino. Accetto la vostra offerta con grandissimo piacere e voglio che sappiate che per me è un grandissimo onore conoscervi. Quindi offro da bere a tutti. Grazie, grazie, nonno di Sawa.
Oizawa. E il destino. Isawa. Il mio nome è Oizawa, piacere. Io mi chiamo Oizawa. Kitsune. Piacere. Io sto bevendo. Io no, mi guardo intorno per vedere. Siamo, non c'è nessun altro in questa locanda. Ma diceva particolarità del suo clan? No, nah, sono storie vecchie, non c'entrano. Tipo non possessioni, cose no, strane. No, no, beh. Com'era per tirare fuori le cose, cortigiano? Sincerità. Sincerità. Ma io non voglio che lo faccia. Numeri 10. 10? 10 K6. Lasciate che sia io a parlare con il mio... Deve essere buono a mentire. Con il mio predecessore. Scusa, io riesco a impedirglielo. Se proprio mi intromette... 10K6, tu fai 7K4, chi fa di più? 11K6. Proprio io mi intrometto nella conversazione. Massimo. Perché hai scritto 11? Anzi, mo spendo il secondo sì, void della giornata. Per ricordarmi che divento un più 2. Vaffanculo, quindi ho... Cos'era? Cos'è che hai detto? Sincerità. Sincerity? Yes. Quindi ho 8K5 in realtà. 10-10, 9-9-10. Cioè, questi sono i miei primi 5. E tiro 10-20. Un altro 10. 32. E un altro 5. 40. Quindi ho quanto fatto... tieni? E tutti questi. K? No, K. Ah, giusto. K5. K5, sì. Quindi sono. Però ho aggiunto il void, quindi è K6. Quindi è K6. Allora tieni, devi bisogno di tirare un altro. Perché sono 4. 5, questo era un 1. 5, devi tirarne un altro. Ecco, tieni questi. Sono 40, 50, cioè, 63, 63, 13, 76. Conosciuta! Non ho mai fatto una cosa, non ho mai visto una cosa. Ma quanti dadi tiravi? 7. 8 K6. Ho fatto 4, 10. Ho fatto 4, 10. Ne ho tirati 10. Ha fatto 76. Tana. Lucky, a fa culo. No, bruciato così, no, cazzo. Fino a 76. E ti rendi conto di cosa stai facendo? Devi sculare parecchio. Devi fare 4-10 almeno. Almeno 4-10. Non ce n'è neanche uno. Non ce n'è neanche uno, dai. Non li brucio un altro Lucky. Lasciate che sia io a parlare con... il capostipite della mia famiglia, che per me è un onore. Ma avrete il tempo poi di parlare di tutto quello che volete, ma vi prego, lasciatemi questa possibilità. Ora, e quindi vi offro da bere. La volpe è andata a prendere qualcosa da bere. C'è un retro? C'è un retro. Il retro è quanto di più spartano tu abbia mai visto nella tua vita. Ancora più della casa di Kakita, dove l'avete trovato fuori dal palazzo del Daimyo Matsu. È una stanza squadrata, per terra non c'è nemmeno il giaciglio, c'è un paio di botti di sake, di vasi di sake, basta. Non c'è cibo, non c'è altro. Un po' sospetto per una locanda. Sì. Controllo bene la stanza. Fai una prova di investigare? No, lancerò un incantesimo. Allora lancio un incantesimo. La si manuale. Io lancio un mattone. Furbetto! Ma tanto ci sto parlando io. Sì, ma io sto camminando la locanda, non è un problema quello. Posso lanciare un mattone in testa di Savo che mi ho filmato con quel tipo sconclusionato. Minchia. 76. Sì. È comunque meno dei danni che ha fatto Xianga Bayushi. Minchia. Col tiro per colpire, tipo. 94. No, tipo la prova... By the light of the moon. La luce della luna inonda la stanza... mentre delle piccole farfalle luccicanti, che sono i cammi dell'aria sotto forma animale, rivelano, vedo tutti gli oggetti nascosti, comparti segreti, trapdoor, cioè botole, armi nascoste, percepisco la presenza. Entro... dietro ai vasi è nascosto 20 qualcosa. 20 metri. Solo lì? Sì. Il resto della stanza non ci sono porte segrete? Sì, no. Vado a vedere dietro i vasi. Quando sposti uno dei vasi un pochino, vedi che dietro c'è un fagotto arrotolato di... saranno 40-50 centimetri al massimo. Un'occhiata veloce. Aprendo il fagotto? Sì. È praticamente un pezzo di tessuto riavvolto più volte su se stesso, srotolandolo. Non mi sembrano effetti personali. Ah, no, il tessuto era quello che lo copriva, ok. Sì. Srotolandolo c'è la punta di una spada. La punta? Cioè dentro c'è una spada? Solo la punta. Un pezzo della lama. Quella. Sento che stanno ancora parlando di là. Sì.
stanno bevendo, stanno cantando canzoni della famiglia Io l'ho proprio preso in disparte per parlargli, cioè l'ho sottratto dalla loro conversazione. Wow, una mano al tuo vassallo. Questi botti, questi vasi di sake sono pesanti. Arrivo, tanto non mi sta cagando. Quando lui arriva gli faccio vedere la lama. La volpe è curiosa. Tocco la lama, recito l'incantesimo e provo a vedere il passato della lama. Ti pungi con il fuso e dormi 100 anni. Fine della leggenda dei 5 anelli. 1-1. L'ho lanciato uguale. Vabbè. Sì, ce l'ho fatta. L'importante sono quelli che tieni, dai. Momenti vitali di questa spada li vedevi dal primo. I momenti più importanti, salienti, sì. Tipo se l'han forgiata buttando una fanciulla dentro la forgia usando allo scettore il sangue per farla, quello lo vedrei. No, però vedi il momento in cui è stata forgiata e il fabbro è vestito con dei vestiti che non si usano più da almeno 200 o 300 anni. Questa spada è molto antica, almeno 300 anni. In più, quando la muove davanti alla fiamma della forgia, vedi che muove l'elsa che non c'è più, che apre una specie di roba a scatto sull'elsa e poi si richiude. Sembra un'arma con qualche macchio ingegno strano, gli spiego. Poi vedi un essere fatto di fiamme, gigantesco. Faccio così. E vedi un'enorme creatura di fiamme, un samurai del leone che trafigge un uomo seminudo con ti sembra un tatuaggio sulla schiena. È quella spada, ancora non avevi capito. Che cadono da lo vedo il tatuaggio? Sì, un serpente che si morde la coda a forma e stanno cadendo da un dirupo finché non si schiantano per terra. La spada in quel momento si spezza, però vedi che qualcosa stava già entrando all'interno di quella apertura nell'elsa e il corpo dell'uomo con il tatuaggio viene assorbito all'interno della spada. Però il samurai del leone, che è caduto insieme a quest'altro uomo, ha gli occhi completamente neri. Gli racconto tutto mentre lì la riavvolgo nel fagotto, la provo a rimettere esattamente com'era e provo a pensare nel frattempo se mi può dire qualcosa che posso sapere io di questo che hai raccontato, se qualcuno ne narra di qualcosa, se il tatuaggio ha qualche significato. Del tatuaggio non sai nulla, ma si dice che quando uno Shuten Doji prende possesso del corpo di qualcuno i suoi occhi diventino completamente neri. Appoggiato così, con zero rispetto del decoro samurai, perché non si dovrebbe toccare le persone. No, infatti ti sto guardando malissimo, ma ti vedo preoccupatissimo. Quando uno Shuten Doji prende possesso di un corpo, i suoi occhi diventano completamente neri. E quella cosa che ha assorbito dentro sembra molto un qualcosa di simile a quello che abbiamo fatto con la giada. Qualcosa di intrappolamento di qualche essenza o malvagia o delle terre d'ombra, qualcosa di... C'è anche un'ultima cosa che vedi. Spiegati meglio. C'è anche un'ultima cosa che vedi mentre... Stai spiegando. Delay. Vedi questo pezzo di spada che viene preso da uno scorpione. La spada è stata presa... Che non conosci. Poi da uno scorpione dopo quello che è successo. E l'ultima cosa che vedi è il vecchio che c'è nell'altra stanza che riceve questo pezzo dallo scorpione che ce l'aveva prima, che sta morendo di vecchiaia. Il fatto che possa essere qualcosa legata allo Shuten Doji di cui siamo venuti a sapere solo poche settimane fa, trovata qui in una locanda, non ti sembra un po' strano che una locanda non abbia neanche un'oncia di cibo? Beh, questo posto è un santuario. Dici? Dove tengono nascosto qualcosa. Questo dietro delle botti di sake. Era ben nascosta. Senza i kami la volpe non l'avrebbe mai trovata. Ok. Ma che mi dicevi, scusa, aspetta, della spada risucchiata, riuscita in dodo? Questa spada, quando era intera, aveva qualcosa nell'elsa, un meccanismo che si apriva e ha contenuto qualcosa dopo che il leone si è ucciso insieme a questo tizio tatuato. E sono caduti giù, te l'ho raccontato mentre lo vedevo. No, sì, certo. Io mentre è caduto, faccia... ok. Mentre è caduto, sono caduti dal dirupo, dal dirupo, dal dirupo.
il cadavere del tatuato, sembra poteva essere un monaco del drago, non lo so, è entrato dentro la spada, è stato assorbito come... Mai sentito di draghi che entrano dentro le spade, però continua. Come se fosse qualcosa che è stato, con il potere dei kami, intrappolato all'interno della spada, ma a quanto pare forse troppo tardi. Mm. Il leone che si è rialzato dopo aveva gli occhi completamente neri. Cioè, quindi e la volpe ripete, potrebbe essere che stiamo parlando di Shuten Doji da una settimana e quindi il mio pensiero e il pensiero della volpe ha influito sulla visione e che quindi il mio primo pensiero adesso sia quello occhi neri Shuten Doji, ma in realtà non c'entri assolutamente niente. Beh, ti posso fare un'altra domanda? Conosci altre cose che fanno venire gli occhi neri? No. A meno sì, no, deve tirare. No, no, perché l'oscurità trisciante ti corrompe, no? Quando avete visto Xiang non aveva gli occhi neri. Erano tipo rossi, poi nere. Iniettati, tipo uno, esatto, che non ha dormito per mesi. Aveva le vene nere nel collo e nel resto, ma no, non sembrava meno male, è stata intrappolata dalla spada. La spada si è spezzata e questo pezzo è stato recuperato da uno scorpione. L'altro pezzo invece se l'è portato via. Tu hai visto solo questo pezzo. Tu sai solo quello che è successo a questo pezzo. Bene, questo pezzo viene con noi. Ottimo ritrovamento. Questa... Anzi, portiamolo. Potrebbe essere un problema perché la volpe non vorrebbe intanto fossilizzarsi su appunto questa impressione. Non è detto che occhi neri Shuten Doji siano esattamente la stessa cosa. Mi hai detto che non ti viene in mente altro che occhi neri. Può darsi che la volpe non lo conosca. E in più l'altra cosa che puzza parecchio è che in realtà no, potrebbe essere tutto calcolato. Tu hai ricevuto il dono da una delle fortune per attraversare in questo punto. Noi avremmo attraversato più a nord. Abbiamo attraversato in questo punto guidati da uno dei... è un kami praticamente. No, è molto di più, è proprio un dio. Ok. Da una delle entità più sacre di Rokugan, che ti ha indicato di attraversare qui. Noi abbiamo proseguito la direzione che stavamo seguendo esattamente verso est. Se avessimo deviato di qualche chilometro a nord o a sud non avremmo trovato questa locanda. Sembrano troppe coincidenze. Ok, gli dei sono con noi. Sì, e gli dei ci hanno voluto portare in questa locanda. Quindi questo pezzo è importante, quindi portiamolo di là dal vecchietto che l'ha tenuto qua. Sì, non credo che la volpe non crede che sappia qualcosa. No, se sa qualcosa ce lo dice. Quindi lo prendiamo? Certo. Lo prendo io. Ok. Lo porto di là. Io prendo le vasi di sake. Intanto tu che cosa gli volevi chiedere? Intanto io tiro Whispering Wind. Voglio vedere se dice il falso o il vero, perché è talmente strana questa situazione. Whispering Wind è uno dell'aria, cioè, immaginiamo. Sì. Yeah. E quindi ne tengo 4. Quindi 10, scusami, erano 9, 7 e 8. Lui gli fa una domanda e la prima che gli risponde sa se è vero o falso. 6, quindi ho fatto un sacco. Sì, ce l'hai. Dovresti fare 15. Come mai chiedi ai kami di rivelarti le mie parole? Tan tan tan! Sbaglio il viso! Che è molto difficile. Dramatic Chipmunks. Che tu sia davvero mio nonno. È vero quello che dici? I kami non possono mentire, quindi io non posso mentire. Sei molto astuto. Tuttavia, se tu sei davvero mio nonno, dovresti sapere qualcosa su di lui. Su colui che ha cambiato le sorti della nostra stirpe. Colui che è tornato dalla guerra e non era ciò che diceva di essere. È vero, non sono ciò che dicevo di essere quando sono partito. Aspetta. Scusa un attimo. Scusa un attimo. Ti sei autosupercazzolato. Fantastico. Cioè, era mio nonno quello che è tornato dalla guerra? Era tuo nonno. Pensavo un antenato a caso. No, no. Era tuo nonno. Scusa un attimo. Cioè, io in questo momento sto parlando... Non sai con cosa o con chi. Una forza del male? Non lo sai. Sai che non era ciò che era partito.
è bene che mi diciate subito quello che è successo, perché come avete visto ho voluto tenere questa conversazione in privato e fra noi ci possiamo chiarire, ma non con il resto del gruppo. Se tu sei veramente il nipote di Izawa, mi spiace doverti dire che tuo nonno è morto. È morto in guerra, quindi? No. Dov'è? È morto. È morto di vecchiaia. E chi è tornato al suo posto? Con le sue sembianze, fra l'altro. Siamo tornati insieme. Lui è morto in seguito. Ma voi avete preso il suo posto all'interno della mia famiglia. Io ho preso il suo posto quando poi lui è morto. Facendo sì che tutti credessero che foste lui. Quando siamo tornati eravamo insieme. Non mi interessano, adesso divento un po' cattivo, non mi interessano i giri di parole. Io voglio sapere perché l'avete fatto. Mi ha chiesto lui. Ah. Lui mi ha chiesto di donargli il mio potere. Io l'ho fatto e ho preso in cambio il suo corpo quando lui è morto. E quale sarebbe stato il vostro potere? In quel momento, voi che state entrando... Figa, prendo la... ti giuro... Cioè, sono così a fare le domande. Voi che state entrando con il vaso e la spada, vedi che lui alza una mano. No. Il mio potere è questo. E in quel momento... Gli stacco la mano, cazzo. Puoi provarci. In quel momento comunque tu senti bollire il sake nel vaso che inizia a fumare. Ma è caldo il vaso? Sì, è caldissimo. Riesci a tenerlo se vuoi, però... Lo appoggio per terra. No, cioè, custode, noi non abbiamo niente di male contro di voi. Lui è solo uno che scalda il sake. Cioè, c'ha il potere di scaldare il sake. Izawa non uccide. Mio nonno voleva scaldare il sake, gli ha detto, senti, prendi pure il mio corpo, basta che mi scaldi il sake. Io non lo ucciderei. Il sake caldo è più buono, si sa. Esatto. Io non lo ucciderei, cioè, perché Izawa... è un degustatore. Io ti vedo con l'arma in mano. Sì, cioè, io non lo ucciderei, Izawa, perché... La volpe crede che siamo tutti dalla stessa parte. Metto via. Cioè, proprio faccio segno che metto via. Mi calmo. Io apro, sta ancora bollendo o se è solo caldissimo? No, in questo momento è di nuovo freddo. Ah, è freddo? Dai, il nonnino può controllare l'energia. Ma io lo guardo e dico, ma la volpe lo preferiva caldo. E lo richiudo. Schiocca le dita e torna a una temperatura perfetta. Ne prendo un po'. Mi dispiacerebbe uccidere il nipote di un mio amico, quindi vi chiedo di tenere la katana nel fodero. È evidente che il vostro potere è molto forte, tuttavia ancora non comprendo. La volpe non crede che sia tuo nonno. Non è mio nonno. Ah. E quello che non comprendo è perché abbiate fatto sì che si credesse che voi foste mio nonno. Perché è un custode. Perché è più facile per un uomo immaginare che la persona che è di fianco sia un altro essere umano. Questo è vero. Fosse in voi, però, metterei qualcosa da mangiare nella cucina, altrimenti qualcuno potrebbe insospettirsi. Siete le prime persone che passano da questo posto in, credo, almeno 20 anni. Beh, c'è un bel motivo per cui siamo passati in questo posto. Perché è stato ad aspettare? Lui c'ha il fagotto in mano. Perché aspettavate qui dunque? Per questa. Non avevo un altro luogo dove andare. E quella sicuramente voleva essere trovata da qualcuno. Come si chiamava? Senti, io tiro teologia perché una... non capisco chi è. Cioè, che essere è, che creatura è. Non sta dicendo niente. Fai un tiro, è difficile, devi fare almeno 35 di sapienza magica. O di conoscenze, se preferisci. Io le dico la versione rokuganese di Siamo in missione del culto di Dio. L'ultimo void che ho a disposizione. Natsuto Kurama. Quindi tengo 4 di questi. Mi hanno fatto una merda. Che è esattamente l'equivalente di Siamo in missione per conto di Dio. Cioè, di un Dio. Di un Dio. Siamo in missione per conto di un Dio. Di un Dio che non si è presentato, ci ha lasciato un dono e ha detto un cazzo. Però siamo in missione per Dio. Come sono in realtà gli dei che ci piacciono. Però. Tu non hai idea di che cosa possa essere. Non capisco. Però cioè, non ti ha mentito neanche una volta. Ma lui aveva solo bisogno di nascondersi fra gli umani. Da quanto mi sta dicendo. Cioè,
Io glielo chiedo, ma bisogno neanche. Scopo? Cioè, da quello che ti ha detto, non era nemmeno un bisogno, era semplicemente modo pigrizio. Più comodo. Nessuno fa domande. Vabbè, glielo chiedo direttamente. Chi siete? Qual è la vostra natura? Non vi rivelerò il mio nome, ma vi rivelerò il nome con cui mi chiamava tuo nonno. Calcifer. Mai sentito. Non è assolutamente un nome rokugano. Proprio neanche lontanamente. Però io so che, cioè io Robè, so che è un potentissimo spirito del fuoco. Sì. Quindi io, avendo fortissime affinità con il fuoco, posso sapere se è un nome delle leggende degli spiriti del fuoco? Puoi provare, fai un tiro di lore. Oppure, se preferisci, fai un tiro di fuoco. In realtà vuoi farlo di fuoco? Io faccio lore teologia. Fuoco puro. Sì, sì. Io faccio lore teologia. Magari mi va di culo. Ho fatto un 10, un 8 e un 5. Ritiro il 2. 29. Però vabbè, certo, ho detto, volevo usare un vuoto. Io ho fatto 30. Io ho fatto 30 con questi dadi. Bello. Me lo tengo o lucky? No, è buono, eh. È buono. 9, 18, 6 sopra 32, la media dei dadi. 6, 38. Sei io sopra 30. La media dei dadi, così. Mi fido di te su questo. Se c'è qualcosa che sa. Esatto. Effettivamente. Statistica. Sì. Io 32. E non era 38. 38. Mi ricordo la mia memoria a breve termine. Che 32 non lo sapevi, 38 lo sai. Che era 35 la... Eh sì. È il nome non di un kami del fuoco, ma di uno spirito del fuoco. Si racconta... Quindi più grosso di un kami. Non necessariamente. No, è diverso. Okay. Si racconta però che i Gaijin abbiano una loro versione di che cosa è il fuoco in quanto elemento, in quanto personificazione di quell'elemento. Questo è uno di quello che i Gaijin chiamano elementale. Ok. È simile a un kami, ma non è la stessa cosa. Ad esempio, ha preso possesso di un corpo, cosa che i kami non possono fare. È un elementale del fuoco. Sì, ma tu non lo sai. Ma io non lo so. Ma io ho fatto 30 comunque. Comprendo qualcosa. Non tutto. Capisci? Quello che capisci tu è che non è un kami. Esatto. Ma non è nemmeno uno spirito come lo Shutendoji di cui ti ha raccontato lui, di male puro che prende possesso dei corpi. Aveva un patto con tuo nonno, ha lasciato vivere la sua vita a tuo nonno finché lui non è morto. Dopodiché ha preso il corpo perché era il patto. Non sei a conoscenza però di creature che facciano queste cose. Però questo significa che mio nonno aveva già generato mio padre, che poi ha generato me. Quindi la mia linea di discendenza è pura. Non è detto che è morto di vecchiaia. Corrotta come io pensavo. Erano voci e leggende. Erano voci e leggende. Per questo che poi... Ah, quindi... Infatti quando... Quindi nel tempio non c'era un mio antenato in realtà. No, e infatti quando sei stato da Daigotsu, che ti ha tenuto una settimana in osservazione, non ha trovato nulla. Non ero corrotto, esatto, non perché trovava niente. Non era corrotto. Cioè, anche perché quindi avevi il sangue diverso. Ma questo è uno scherzone del master. Scusate, la Vulpe non ha chiesto una cosa. Quindi non è tuo nonno? Tuo nonno no, dov'è? Mio nonno è realmente morto. Come? Di vecchiaia. Ah. Durante il viaggio per tornare a casa da una guerra. Ma non è quello che c'era stato raccontato. Non era iniziato a esserci casini di possessioni e cose varie? Suo padre? No. Ah, tuo padre. Suo padre era stato posseduto. Comunque è un onore essere nella in vostra presenza. Vorrei dire altrettanto. Smargiasso. Siamo qui per recuperare quello che è stato lasciato. Il momento è giunto. Io sto dicendo assolutamente frasi a caso, però sì, sembrano proprio piano. Ma chi è sto pezzo di katana? Quel pezzo di katana è qualcosa che, se volete portare via, io finalmente me ne potrò liberare, quindi se ci puoi dire tutto lo porterò via. Cosa sai, cosa sai del leone e dell'uomo? Non vuole essere una minaccia, consideralo. Il leone pensavamo fosse morto in seguito a quello che era successo sulla montagna Rokugawa, ma evidentemente non era così. No, non è stato così.
E sia lo scorpione che la felice hanno cercato inutilmente di trovare il leone, non l'hanno trovato, avevano questo pezzo. Chi era l'uomo tatuato? Ah, l'uomo tatuato? Se non ricordo male era un serpente posseduto da uno Shutendoji, una roba del genere, non so effettivamente cosa sia. Vedi che la volpe aveva ragione! E bevo il sake. Sì, ma il mio orecchio ha ragione anche di rimanere intero finché non muoio. Questo finalmente è tutto predestinato. Finalmente non solo noi abbiamo un piano, ma anche i kami e gli spiriti hanno un piano per noi. E la volpe è felicissima. Cioè di usarci come proiettili. Un proiettile lanciato dagli spiriti è il proiettile che non può sbagliare. Va bene. Tu fai il proiettile, io faccio l'arco, eh? O se dovesse sbagliare, vuol dire che gran parte del Roku che verrebbe distrutto e a quel punto chissene. Giusto. Comunque, non è che ci puoi raccontare un po' la storia completa di questa spada? Fai una prova di sincerità. Il serpente era lo Shutendoji che poi è entrato nel leone e il corpo del serpente è stato preso dalla spada, l'altra parte della spada. Dai un altro dato. Probabilmente anche un pezzo dello Shutendoji è nell'altra parte della spada. Anche in questa? No. Spero. Non lo so. Vai, vai. Non mi sono preoccupato. E perché devi custodirla qui? Chi è lo scorpione che te l'ha data? Lo scorpione che me l'ha data era quello che era con noi su quella montagna e che ha preso il pezzo quando il serpente è morto. Non l'ha data a me, l'ha data a suo nonno. E perché ti sei sentito in dovere di proteggerlo fino adesso? Tira il 10. Beh, mi sono sentito in dovere solo per il semplice fatto che era un oggetto potente e quindi meglio che ce l'avessi io. Perché non sei andato a fare quello che dovresti fare e che vorresti fare in tutto questo tempo? L'ha fatto, ho aperto una locanda. A lui voleva aprire una locanda, poi non fa niente se per... Ma non funziona come locanda, non c'è un'oncia di cibo. Niente se per 20 anni. Avevo sake caldo nessuno. Tutti i giorni. Cazzo ne frega, lui scalda il sake. Lui scalda il sake. Cazzo ne frega. Perché sto tiro è andato un po' meglio. Un po', eh. Cioè lui non ha bisogno di altro come gli esseri umani, non è umano. Sì, ma quindi ha aperto una locanda per se stesso. Non è umano, non è inutile ragionare con i nostri parametri. Cioè lui era qua perché voleva stare qua. La volpe sa bene che non è umano. Non è neanche un kami. Il destino ci ha portato qui perché per 20 anni lui doveva essere qui. Natsuto Kurama ci ha portato qui. Per prendere la spada? Cosa ci serve? Forse per scoprire qualcosa di questo? Puoi tu scrutare il volere dei kami? È la sua ultima missione prima di andare via. La volontà dei vostri dei non mi interessa, onestamente. Non hanno nessun potere su di me, quindi... A quanto pare ho un patto di rimanere qua fin tanto che qualcuno non porta via questa spada. No, beh, questa è la quarta o quinta taverna che apro. Solo che nessuno trova la spada. Non mi appena detto che la spada... Cosa? Se la portavi via. Beh, penso che adesso andrebbe a aprire un'altra taverna da qualche altra parte. No, io ho solo detto che mi tenevo la spada finché qualcuno non sarebbe venuto a prenderla. Non ho mai detto che dovevo stare qua. Ah, non è un vicolo. Ah, scusami, avevo capito male. Beh, comunque, sì, mi puoi raccontare tutto. Quant'è che hai fatto? 74. Madonna. E lui fa 10K6, tipo. Ah, e va bene, vi dirò quello che so di questa spada. Comunque il sake è perfettamente caldo. Beh, lo so. È uno dei miei poteri principali. Ho scoperto che potevo scattare esattamente l'alcol di questo luogo nella maniera migliore. Ma come fate a sapere, scusa, perché è molto curioso, ma come fate a sapere qua? Voi non siete umano, avete tutte le sensazioni di un umano, quindi sapete qual è la temperatura perfetta? No, io ho le sensazioni di uno spirito del fuoco. So che il sake deve avere esattamente una certa temperatura. Quindi c'è una temperatura ideale benedetta dai kami? No, non lo so, non mi interessa. Lui non è un kami. C'è una temperatura preferita perfetta per berlo. C'è una temperatura assoluta perfetta? Sì, ed qual è questa. Esattamente? E prendo la pergamena. Quanti gradi ha? È la stessa temperatura della montagna più alta che viene toccata da un raggio di sole per 12 ore. Certo, certo. Del raccolto la pergamena la metto via. Perché giustamente non esisteva il termometro. Beh, senti, per sicurezza io lo bevo alla perfezione. È perfetto. Così mi ricorderò qual è la perfezione. Funziona anche per il tè. Ok? Metodo non empirico. Non ho mai bevuto tè. Volete provare? Sì. Io faccio il tè di giada. Nel frattempo lasciate che io vi racconti di questa spada e di come è venuta in mio possesso. Io intanto preparo il tè.
Questa spada, da quello che ricordo di aver sentito da Aizawa, è stata donata da uno scorpione al leone. Sì, è vero. È stata donata da uno scorpione. Da uno scorpione al leone. Il leone la doveva usare per uccidere il serpente. Da chi? Quale scorpione? Quello che ha ripreso la spada. Mica ti ricordi il leone. Là là. Bayushi, sì, si chiamava Bayushi. Aveva una figlia, molto carina. Mm-hmm. Ah, Bayushi padre. Un uomo. Un uomo, sì. Con una figlia carina, dai, su. Sarà la vecchia di Bayushi. Beh, comunque sta di fatto che il serpente aveva rubato qualcosa, o raggirato qualcuno, non lo so. Hanno preso questa spada e rubato l'hanno... qualcosa? Dove? Cosa? Agli scorpioni, non lo so. Agli scorpioni? Ah, e certo. I dettagli sono poco importanti. Io ogni tanto lo interrompo, gli faccio le domande e mi mostro piacente per continuare a parlare. La spada so che era stata forgiata da un fabbro che aveva un nome famoso, credo si chiamasse... Giacomo. Giacomo. Shinsei. Batto Sai. Atto... Ma ci sta anche Atto Rianzo. Ecco, Atto Rianzo. Sì, certo. Sì. Beh, quello che hanno detto. No, beh, era effettivamente così. Potete, se guardate come è stato ripiegato l'acciaio 17 volte in una unica mossa. Posso fare una prova? Io non ho conoscenza delle armi, però c'ho fare falsi. Ok. Posso provare con quello a capire? Io ho preso la spada e comincio a pensare a quanto costa. Anche solo la punta. Allora, solo la punta potrebbe costare quanto il palazzo della famiglia Ida. Che c'è il teschio dell'Oki. Che esiste 34 dentro il Rokugan. Eh sì, è il più grande. Sì, 34. Cazzo. Non è un falso. Oh, cazzo. Scusate, siamo nell'impero. Dovrei un minimo. Beh, comunque cambi. C'erano uno scorpione... Un leone, una barzelletta, entrano in una taverna e una fenice che inseguivano questo serpente. L'hanno trovato in cima a una montagna dopo che lo scorpione era impazzito. Ma il serpente era lo Shutendoji? Beh, no, lo Shutendoji era il serpente. Ok, beh, sì. Sta di fatto che il leone si è suicidato per uccidere questo serpente. Non ha avuto un grande successo. E quindi adesso sta a noi. Per caso questo gruppo si chiamavano... Lupi? Lupi, sì, esatto. No, prima però si facevano chiamare in un altro modo. I camaleonti. Vabbè, che nome terribile. Stupido. Chi è quell'imbecille? Meno male che hanno cambiato. Beh, oddio, qualcuno gli ha voluto chiamare. Beh, era Aizawa che aveva deciso di chiamarsi i camaleonti. E comunque nel senso ero io perché io stavo giocando tuo nonno quando abbiamo fatto il prequel. Ah, ok. Io giocavo il leone. Ok, ok. E ho collegato l'Aizawa solo dopo quando ha detto il nome dello spirito. Prima proprio zero. Chiaro. Perché in realtà il personaggio era Aizawa. Sì. E avevi concluso dicendo voglio aprire una locanda. Vero. È vero, cazzo. Ah! Proprio! Mi ero completamente dimenticato. Me ne vado e apro una locanda. Io qui mezz'ora che non cerco bello di fare. Questa me l'ho persa perché non l'ho vista fino alla fine, non lo sapevo. Spoiler! Tuttavia. Ok, questa storia è chiara, la storia del passato, del serpente, loro che volevano ucciderlo e non l'hanno fatto. Perché ci hanno mandato qua? L'hanno fatto per metà, lo Shutendoji è indebolito rispetto a come era quando l'abbiamo incontrato. Esatto, ma la Bayushi quindi, sì. Perché ha ricostituito un gruppo di lupi al giorno d'oggi? Beh, non ne ho idea. Perché in fin dei conti è stato utile. Per continuare a distruggerlo quindi. Noi da quanto sappiamo, da quanto sono rigirate le voci, che è tornato il Mao Tsukai, dovete mettervi in marcia, bla 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 bla. Da quando l'avete scoperto voi. Da quando l'abbiamo scoperto noi, indagando su Bayushi manipolata, no? Sì, esatto. E da quando, cioè praticamente da quando abbiamo... No, l'abbiamo scoperto noi, non ce l'ha fatto fare Bayushi. No, ma Bayushi era solo venuta per uccidere il leone, e a questo punto, se è stato il leone a indebolire pesantemente... lo Shutendoji, adesso lo Shutendoji è nel leone. Mm-hmm. Perché li vuole uccidere? Vendetta? Perché è sono gli unici che l'hanno indebolito e per vendetta anche. Però dovrebbe voler morte anche gli scorpioni. Che poi magari perché con questa riprende tutto il 100% del potere. Gli scorpioni? Lì, Beh, gli scorpioni pezzi dentro la spada. Finora non è che abbiano fatto granché contro lo Shutendoji, gli hanno fatto solo dei favori. Gli hanno dato la pergamena, gli hanno dato la spada.
Beh, la pergamena con il tatuaggio, quello che il drago ha inciso sul serpente. E ce lo sto dicendo ora. Ah, scusate. Il drago che ha inciso sul serpente? Sì. Cos'è che ha inciso sul serpente? Sulla spada? Si chiamava Togashi qualcosa. Xiang, il nonno di Xiang. Ah, ecco, Xiang è la vita futura. No, di fatto Xiang è Togashi. Sì, sì. Il nonno di Xiang. Tuo nonno ha inciso cosa? Non è suo nonno, sono Xiang è morto. Il nonno di chi? Scusami. Mio nonno era un marinaio. Il nonno di Xiang era uno dei più abili tatuatori del drago. E cos'è che ha inciso? E dove? Il serpente? Sì, un serpente sulla schiena che ha liberato lo spirito. Non è che forse ha inciso perché sul serpente l'ha fatto? Della sua schiena? Beh, credo come scommessa. Forse aveva perso una scommessa. Quindi il nonno forse di Xiang era ancora più stupido del nipote. I nostri avi hanno fatto dei casini pazzeschi. Beh no, il tuo avo ha fatto un lavoro della Madonna a quanto pare. Ha anche aperto una locanda. Beh, ha tenuto la spada. Ah no, la in più è stata aperta dallo spirito del fuoco che la prima l'ha aperta a tuo nonno. Ah sì? E poi se tuo nonno molto. Aveva come amico uno spirito del genere, tuo nonno doveva essere molto potente. Non ero un amico, ero più un proprietario, però... Mio nonno voleva solo bere il sake alla temperatura giusta. Beh, mica detto scemo, ciò, è ottimo. E ne abbiamo... Detto ciò, Ida non sa cosa si possiamo perde. Associare cazzo davvero. Il serpente all'esercito che ora sta marciando verso nord. Secondo la volpe, no. Possiamo associare il serpente al Mao Tsukai, che quindi è quello che ha creato l'esercito che però è nord. Nel tempio del veleno. Sì, però, ma è la stessa cosa. Guardate che il leone, non il serpente. Il serpente è probabilmente in quel pezzo di spada. Sì, è il pezzo che gli manca. Il serpente intende, la volpe intende lo Shutendoji, che era nel serpente, che adesso è nel leone. Esatto. Ma lo Shutendoji però è stato liberato dal tatuaggio. Ma lo Shutendoji è indebolito. Qui dietro c'è il pezzo. Però ci vuole morti comunque noi, quindi ha delle passioni umane. Probabilmente ci vuole morti perché vuole sapere chi è che ha il pezzo. Perché hai aperta e continuato ad aprire locande? Sake? Ma il sake piaceva a me. A suo nonno? No, a me. A lui. Dopo che lui ha aperto la prima locanda, posso provare con sincerità a capire se lui, a furia di possedere il corpo di un umano, ha iniziato ad avere delle passioni umane. Ottima domanda. Ci sta. E mi darei anche una risposta da solo. E uso un punto vuoto. Sì, mi sembra un'ottima sì, idea. Ma io la voglio avere. Ma io la voglio in avere questo da, mondo dal master. E quindi vuol stare in questa locanda a bere sake. Cioè, uno dei cami del vuoto vi dice anche che forse non era Attore Ganzo, ma Attore Ganzo. Attore Ganzo. Lucky! Mi sembra che faceva la Magnum l'attore Ganzo. No, era quello che produceva le spade di Hercules. Cos'è, scusa, intuizione e sincerità, quindi sincerità. Avevi visto le spade di Hercules in telefilm, quelle di plastica che si piegano. Hercules o il giovane Hercules? Con Ryan Gosling. Ah, hai fatto già 2-10 e 4-9. 4-9, così, tanto per iniziare. No, avresti potuto fare che il record assoluto. Che cazzo di tiro della Madonna è quello? No, hai sbagliato. 36, 45, 65. No, no, non hai superato i 76. Allora, Lucky! Da tutto quello che hai avuto modo di studiare dei kami, è vero che questo è uno spirito diverso, quindi magari vive la cosa in maniera diversa. Però i kami hanno sempre un carattere molto preciso rispetto a quello a cui sono legati. Chiaro. Questo fuoco, non ti sembra un kami del fuoco in nessun aspetto. Quindi mi sembra che può aver assorbito, a furia di stare con una persona umana, qualche abitudine. Non ha niente di quello che ti sembrerebbe normale trovare in uno spirito del fuoco. Quindi è possibile che lo Shutendoji ce l'abbia con noi, perché non è più uno spirito divino solamente, ma inizia a avere passioni e desideri umani. E questo potrebbe essere anche un punto negativo per lui. La vendetta è un desiderio umano. Ma tipicamente umano. O degli spiriti del fuoco, anche se più che vendetta è voglia di bruciare. Ma la mia idea no, eh? Quella che sta cercando questo pezzo di spada per ritornare completo. Non cercherebbe noi. Cercherebbe i lupi. Ma i lupi non erano in possesso successivi. Ma non erano in possesso di questa spada i lupi. E come no? L'ha preso noi fino a 10 minuti fa non eravamo in possesso di questa spada.
Sì, ma era in possesso dei precedenti lupi. Possiamo considerare lui uno dei precedenti lupi. E quindi lui cerca di uccidere tutti i lupi. Non sa che mio nonno era diventato uno spirito del fuoco, permettetemi il riassunto. Da quello che ho visto nella mia visione, credo che lo sappia che c'è uno spirito del fuoco. Ho otto nonno, uno dei lupi, li ammazzo tutti, prima o poi lo trovo, quello che ha la spada. Non è... è un metodo anche quello. Non è così sbagliato il tuo ragionamento. Già. Per niente. Ma si è indebolito perché sa che si è spezzata la sua anima. Ma a quel punto pensa che noi siamo. Cosa intendi dire con lo ha indebolito? Cioè, un secondo, a quel punto pensa che siamo degli imbecilli. Perché se voleva attirarci nel tempio del veleno, vuol dire che noi per lui dovevamo essere completamente ignoranti di tutto. Perché altrimenti, chiaramente, se noi sapessimo il minimo di questa storia, non saremmo mai andati al Tempio del Veleno col pezzo della spada. Quindi anche ammazzandoci tutti non avrebbe fatto niente, a meno che non ci controllava e ci rimandava poi in giro alla Bayushi a cercare la spada. Tipo. Questa storia sta diventando quasi interessante. Poi boh, io la butto lì come idea, poi fate voi. Questa storia è piena di misteri. Nipotino, cosa mi hai chiesto un secondo fa, prima che il tuo amico ti parlasse sopra? Scusate, è l'abitudine. Cosa ti ho chiesto un secondo fa? La volpe è l'unica che dice cose intelligenti. Se per voi non è importante, allora non lo è nemmeno. No, è importante, solo che non me lo ricordo. Posso vedere il tuo passato e provare a capirlo? Io ti ho chiesto, quando il serpente è stato indebolito, con queste parole intendevi che una spada si è frantumata? Intendo dire che metà dello Shutendoji è lì dentro. E l'altra metà. Buongiorno. Ma voi vi perdete pezzi mentre quest'uomo parla? Piano con le parole, uomo. Scusami, per quello che vedo. Questo spirito? Come può essere? Calcifer. Elementale. Calcifer. La metà fuori è quella che si è liberata. Sì. Che è stata liberata dal leone. No, scusami. No, credo che lo è stata liberata dal serpente. Questa è quella che è riuscito a prendere prima che si spezzasse la spada. Esatto. Quindi è più che ragionevole pensare che questo pezzo gli manchi per tornare integro. Esatto. A quando diceva sì, allora lasciamola qui. No. Il povero ragazzo. Prendetela, è vostra di diritto. Quanta gente è arrivata a prendere questa spada negli ultimi 30 anni? Nessuno. Lasciamola qui. Voi siete i primi perché siete destinati evidentemente a questo. Sì. Il tuo però fa capire che in questo momento te ne vuoi principalmente liberare. Abbiamo un posto più sicuro di questo dove lasciarla e nessuno di noi toccarla mai più? E dire anche se qualcuno di noi dovesse venire a chiedere quella spada, uccidetelo? Sì, ce l'avete, il fondo del mare. Sì, ci avevo pensato, ma magari può camminarci dentro perché non respira. No, io voglio portarla agli Shugenji. Mi sembra un'ottima idea. E distruggerla. Portate lui se ne vuole. Calcifer se ne vuole solo liberare. La portiamo via, ma... Rispondi a questa domanda. Distruggerla, che tu sappia, potrebbe liberarlo? È estremamente probabile da quello che ho visto. Quindi no, distruggerla. Gli Shugenji già sanno distruggere nel modo corretto. Non intendo la spada. Stiamo parlando di... Non parlo del ferro. Ecco sì, mi ricordo un'altra cosa. Era già saltata fuori questa domanda sul distruggiamo, facciamo pezzi. E Isawa l'aveva fatta a qualcuno, questa domanda. Di quale Isawa parlate? Di tuo nonno. Mi pare che gli avessero risposto che si poteva distruggere a patto di distruggere tutte le persone che erano venute in contatto con la spada, sì. Ma io non l'ho mai toccata, quindi posso distruggerla. Beh, ma l'hai vista, sai della sua presenza, è qui. Beh, io non l'ho ancora toccata. Ma non sono entrato in contatto con la spada. Sì, ma io la volpe preferisce a questo punto lasciarla da qualche altra parte. Qual è un posto dove volpe possiamo... si sacrificherà per il bene del Rokugan? Assolutamente no. Per completa onestà nei vostri confronti vi dirò che se dovesse mai presentarsi questa persona a prendere la spada io gliela lascerò prendere. Quindi la portiamo via. Qual è non un mi posto, interessa chi la porta qual via. Qual è un posto sicuro dove lasciarla e dove se dovessimo tornare noi per prenderla sarebbero di parola, non si farebbero ingannare e ci ucciderebbero? Uccidere gli scorpioni, ma... Beh, i scorpioni hanno già perso una pergamena molto importante tempo fa. Non mi fide, la volpe non si fiderebbe più di tanto. Da quello che so io del vostro impero, ci sono almeno due posti dove potreste portarla. Tempio di Giada?
I granchi mi pare che siano molto bravi a tenere le cose. Mm-mm. E le felici. Mm-mm. Però mi chiedo se non possiamo distruggerla. Le felici. Sì, se la distruggi. Noi abbiamo gli incantesimi che possono proteggerla o nasconderla piuttosto. Più tardi la distruggiamo, quando siamo vecchi. Quando stiamo morendo di vecchiaia. Non mi fido di nessun altro. Sì, ma nel frattempo dobbiamo fare... L'idea non è male. Così per niente. Per entrare in contatto con la spada. Toccarla. Beh, intendo toccarla. Sì, sono il vassallo. Vederla. Usarla. No, toccarla, usarla, tagliarsi. Bene. Potrebbe quindi essere un problema? Non la toccherò. Beh, sì. Ah. Non lo so. Potrebbe, sì, potrebbe. Io l'ho toccata. La volpe l'ha toccata. Che ti vuoi? Mi guardo le mani. 8 ore fa poi tornare. Io ti so solo raccontare quello che ho sentito raccontare a Isawa. Ah, ok. Puoi tornare indietro 8 ore fa? Sì. Fallo! Fallo immediatamente. Scusa. Mi sembra il momento. Possiamo distruggerla. Non con le nostre forze. Perché? Dobbiamo perché portarla... Più, non ho mai avuto niente a che fare con quella spada. Qui. Appunto. Io l'ho toccato solo sul... No, io sto toccando... Nel territorio delle Fenici. Vi toglierò un dubbio, non può essere bruciata. E vabbè, questo era... non era un monte fato. Sciolta, intendi? Beh, non fa differenza. In ogni caso proseguiremo verso il castello della volpe. Ho incenerito delle montagne, ma questo non mi ha permesso di distruggere questa spada. Strano che tu non abbia dato fuoco a una locanda, mi dicono che siete sia molto comune. Che dobbiamo continuare verso il castello. Continuiamo verso est e mio padre saprà cosa fare. Sì, prendiamo il padre della volpe. Il vostro padre. Tuo padre saprà cosa fare. Per i fatti suoi, di questa spada decideremo. Saprà noi. Sicuramente dove è il posto più sicuro dove portarla, che non siano gli scorpioni. Sì, il posto più sicuro è il territorio delle Fenici. Io non glielo direi proprio. Perché non quello dei granchi, come ha detto Calcifer, Sama. Siamo già vicino al territorio dei granchi. È stato qua per 20 anni vicino al muro. Portiamola lontano dove può essere protetta e nascosta. Dove la va a cercare? Dove ci sono i più potenti. Il granchio la scelta. Ma non sono i più potenti Shugenja del Rokugan. Beh, metà dei più potenti Shugenja del Rokugan. I più potenti Shugenja del Rokugan sono della volpe. Sì, va bene. Qual è la vera metà dei più potenti? Beh, i granchi ecco. E la volpe. Andiamo dai granchi. La volpe, cioè. Certo, la volpe è grandissima. Adesso probabilmente stanno nei più potenti di Shugenja della volpe. Perché non è per ignorarti, però... Non ad saprei. Oggi. Non saprei. Portiamola sicuramente una sulla muraglia famiglia. Dove sta passando l'esercito che la sta cercando. Una piccola famiglia come quella delle volpi, dimenticata da tutti quanti tranne che la mantide, potrebbe essere un buon posto dove nascondere. Ho un'idea migliore, portiamola dal Hobbit della contea. Una preghiera che vi piacerebbe molto. Non può dare fuoco a una montagna, ma ha una bella casa a parecchia distanza. Sì, qua c'è il questo... monte fato qui. Lo so io che fine fa questa spada. Non la distruggiamo, non la distruggiamo. Sì, non esiste. No, dovrai vulcano. Passare sul cadavere della volpe. Letteralmente. Beh, però potremmo tirar fuori. Se la distruggiamo. Appunto, letteralmente. Però potremmo letteralmente adesso tirar fuori il Maotsukai che è lo Shuten Doji fuori dal tempio. Adesso abbiamo qualcosa per tirarlo fuori. E sti cazzi, scusa. È troppo soprattutto pericoloso. Se si spargesse la voce che le Fenici, che sono dall'altra parte, quindi dovrebbe arrivare fino a qui, che le Fenici stanno approntando un super mega ultra superissimo rituale per tenere confinata e esorcizzare definitivamente questa cosa. E lo porterei, anche se non è vero. Poi lo porterei a combattere dentro il castello di Giada. Cazzo. E tutta Giada gli farà qualcosa. E soprattutto questa cosa almeno è fastidio. Karewa è molto poetica. Lui voleva attirarci nel tempio del veleno. E la tiriamo noi dove cazzo ci piace. Perché noi volevamo qualcosa che lui aveva, la sua vita. Noi adesso abbiamo l'altra sua metà. Se la portiamo dalle Fenici e spargiamo la voce che stanno facendo, che ci vorrà un po' per farlo, un qualcosa di mai visto, con l'aiuto di tutti i kami e delle famiglie più potenti, per esorcizzare con certezza questa spada, e i granchi potessero diffondere queste informazioni nelle terre d'ombra, e Akane potrebbe essere una delle migliori per fare questa cosa. Ora che sono lì, ci odierà tantissimo. Esatto, l'esercito taglierebbe immediatamente di qua e il Maotsukai andrebbe con il suo esercito. Ma non e a quel punto avremmo tutte le famiglie riunite a difenderci da Maotsukai. Io mi consulterei prima con i granchi.
non facciamo cose affrettate, consultiamoci prima con i granchi, perché è il loro mestiere. Ma i granchi è tornare di là. Dio buono, non è che siamo tanto. Siete ancora in mezzo alle terre dei granchi. Siamo qua, c'è una locanda qui. Ah, è vero, non siamo già alla fase della volpe. È due giorni superato il muro che è successo sta cosa. Cioè, andare al castello del babbo di Ida sono tre passi. C'è uno Shugenja o Daikuni, forse è meglio in questo caso. Che sono? I Kuni sono più in mezzo, però sono gli Shugenja dei granchi. Andiamo dal padre di Ida e ci facciamo accompagnare da lui dai Kuni. Andiamo al castello dello Sparrow, solo perché si chiama Sparrow. Sì, ma prima dobbiamo portarci dietro il padre di Ida. Va bene. Perché ci darà potere, autorità e tutto quello che ci serve per essere creduti certamente. Scusami, Ida ci raggiunge sì, a questo punto, dopo che sappiamo sta Ida storia. E il padre, se dovessero venire con noi dai Kuni, quello che diciamo e proponiamo verrebbe preso effettivamente sul serio. A me va bene, però io posso andare comunque dai granchi, lo stiamo facendo. Quindi, basta. Dove si trova il padre di Ida? Al castello Ida. Castello Ida. Prossima direzione il castello Ida. E andiamo. Calcifer, la spada ti verrà tolta. Calcifer, è stato un onore conoscerti. Un ultimo sorso di sake allora prima di partire per la vostra strada. È il minimo. Grazie, anche perché reggo poco. Era molto buono. Bevo alla tua liberazione da questa storia. Non sono mai stato costretto. Alza che! E alza che perfettamente Campai. Caldo. Campai. Nel frattempo io gli ho fatto assaggiare il tè, però. Giusto, hai preparato il tè nel frattempo. Di Giada. Che non ho capito perché di Giada, però vabbè. Perché se devo far assaggiare. Adesso non lo so, io ero ben, ma immagino che il tè di Giada, oltre ad essere così, sia anche il più buono. È buono. È molto buono. E lui si beve e esplode. E poi ti dice, questo è il famoso tè di Giada. Tra l'altro ho fatto la cerimonia del tè, quindi guadagna 3 punti vuoto. Madonna. Che non ha. Vabbè. Lui lo beve. E muore. Appoggia la tazza, dice. Sì. Meglio il sake? Beh, il sake è alcolico. Quindi. Beh, ma questo è purifica. Anche sì. Il fuoco. Sì, ma questo senza effetti collaterali. Anche il fuoco. No, c'è un po' di effetti collaterali no. Sugli umani. Beh, non per me. Ma tu non sei umano. Appunto, quindi perché dovrei bere del tè a questo punto? Anche il sake purifica l'alcol sulle ferite, è risaputo, toglie la possibilità che la ferita si incancrenisca. Quindi il fuoco può togliere la corruzione? Beh sì, sono gli incantesimi del fuoco quelli che fanno, quindi sì. Non so cosa sia la corruzione. Brutta cosa delle terre d'ombra. Ah, non ho mai avuto a che fare. È buon come lo shooting d'oggi? No, però il sake bevuto nelle terre d'ombra è meno buono. Beh, non era nemmeno la temperatura perfetta. Ma anche se fosse la temperatura perfetta sarebbe meno buono. Ma non l'hai mai bevuto alla temperatura perfetta nelle terre d'ombra? Vero, ma la volpe è abbastanza intelligente da provare a intuire che sarebbe meno buono, solo per l'influenza delle terre d'ombra. Se tu un giorno volessi... Vabbè, io mi metto a pulire le unghie col coltello. Se un giorno volessi raderle al suolo in fiamme eterne, sentiti libero. Tutte le terre d'ombra. Non ho nessuna intenzione di farlo, ma nel caso mi sentissi di farlo, lo farò. Credo come che stiamo partendo impero. Ormai per il castello. Tra l'altro, lui è inculatissimo, non può fare un cazzo sull'impero. C'è un incantesimo di Shugenja che rende immuni al fuoco le città. Che serve per quando fanno i festeggiamenti per l'imperatore per non dare fuoco alle città con i fuochi d'artificio. Cazzo, mica scegli! È un incantesimo di sesto rank del fuoco, eh. E me coglioni, eh. Però protegge un'intera città. Me coglioni. Bene, dai. E mentre vi avviate di nuovo verso il castello della con famiglia con il secondo Ida. Piano! Secondo piano! Troppi piani! The second floor! Gianni, non tornare! No, in realtà ci serve. E avete il pezzo di spada, qualcuno se lo segni perché sennò fa la fine del fodero della spada. Sì, no, lui io non l'ho mai toccato, ci tengo a precisarlo. Se lui non l'ha mai toccato, il primo campo di notte, io quando faccio il turno di guardia prendo la spada e glielo tocco su un braccio. Ma col cazzo. Cioè, la rapidità di mano 6, credo di riuscirci. Ma guarda, vado a dormire da un'altra parte, non mi toccherai mai la spada. Tra l'altro ho preso pure l'incantesimo di telecinesi, quindi te lo posso lanciare, quindi... Se lo fai ho un leggero fastidio alla scala. Vediamo se te ne accorgi. Ti appoggerò il pisello mentre dormi.
Vabbè, per meno che peggio che la spada. E a proposito di appoggiare, ma ci sono i piselli, meno male. Dici dell'appoggiare. Punti esperienza. Yeah. Un punto per la sessione. Oh, che magari mi alzo il vuoto. Un punto per ogni elemento importante scoperto sulla storia. Quanti ce le vuoi dare? Facciamo un forfè. Qui tanti. Facciamo un 3 senza contarli a forfè così proprio. Il segreto di qualche PNG? Beh sì. Un paio. Almeno un paio. Perché sia dello Shutendoji che di Calcifer. È stata rivelatrice. Che in teoria anche di tutti i nostri nonni, ma facciamo una due. Una sessione rivelatrice. Sì. A dir poco. Interpretate i vostri svantaggi mettendo in situazioni difficili a causa loro. Non oggi. Io non ho svantaggi. Solo perché non c'era gente in locanda, perché io avevo già in mente di lanciare due incantesimi in rapida sequenza, se c'erano due in locanda. Scusami. Uno telecinesi, gli spaccavo il bicchiere di sake in faccia a quello davanti. Scusami. E il secondo incantesimo era lui che diceva: testa di cazzo t'ammazzo. Alla luce di tutto ciò. Alla luce di tutto ciò tu sì. Perché comunque buttando in mezzo il mio padre, mio nonno, eccetera eccetera eccetera, e volendo attaccarlo pensando che fosse la creatura che pensavi che fosse, giustamente sì. Tu un punto lo dovresti ringrazia prendere. Che l'ho creato, no, quello io che chiedevo io era, sì grazie, era che cosa avrà voluto dire il Mao Tsukai quando mi ha parlato dicendomi: sai cosa puoi fare, basta chiedere. Mi è ancora oscuro questa cosa. Io me l'ho segnato sulla scheda questa Fai cosa. Bene a tenerlo lì. E tra l'altro, la cosa più bella è che stai parlando, che tu non hai sentito l'altra puntata, stai parlando con, diciamo, tuo nonno, che lui ha ricevuto la cosa del Mao Tsukai, che gli ha detto: passa dalla mia parte e diventerete tutti più forti, e l'ha rifiutata bellamente perché era un uomo di letteratura, e dopo tutti i libri che ha letto, soprattutto Il Signore dei Cinque Anelli, ha detto: ogni volta che ti offrono queste cose finisce male. Beh, ma allora ha rifiutato il Mao Tsukai. Vabbè, ma questo è semplicemente vuole il tuo sangue. Esatto. Nessuno è morto a causa vostra. Buono. Neanche il bambino. Neanche il bambino. Vale un punto questo. Tre punti. Non avete vinto un duello. Non avete sconfitto la vostra nemesi. E non siete sopravvissuti allo scontro con un Oni, ma ve ne do 5 lo stesso per la fortuna. Il Dio l'abbiamo giocato, esatto, bene, esatto. Dai. 8, 10, 14. E il mio voto va a 5. Raga, sono di rank 4. Benvenuto. Devo solo spenderli per arrivarci, ma li spenderò visto che ho tante cose a 3. Questo va a Quanto 5. Costa portare a 4 un elemento? Me ne rimangono 6. È il doppio di quello a cui devi arrivare, quindi dipende, se però devi, diciamo, arrivare. Devo arrivare a 4. No, aspetta, okay. Di cosa? Ma da dove parti? Di tutti questi anche devi fare. Ah, quindi i singoli, a meno che non sia il vuoto. Tu vuoi alzare tipo fuoco? Sì. Devi alzare agilità 4, intelligenza 4, e questo si aggiorna automaticamente. Quindi dovresti spendere 8, 16. 8, 16. Il vuoto. Sì. Se vuoi alzare l'anello, spendi come il vuoto. Alla fine, esatto. Se ce n'hai tutte e due, però, se ce n'hai uno e uno, sì, di meno. Beh, sì, certo, io ti dico un caso di pari. Quant'era il 5? 2,25. Vabbè, lo farò la prossima volta. Comunque, quello questo che avete bene, ascoltato, ragazzi, era Fumble. E Roberto che passa di livello. Grazie, poi, ragazzi. E c'ho nuovi incantesimi. Avete ascoltato Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo. Abbiamo giocato alla Leggenda dei Cinque Anelli, quarta edizione, ma dopodomani dovrebbe arrivare il manuale della quinta edizione. Arriva? Veramente? Quello con custom? Quello con il manuale serio. Custom, il manuale intero che è non uscito. Non facciamo noi un passaggio in questa campagna a quello? No, probabilmente no. È uscito l'altro giorno e il giorno stesso era esaurito, ma noi l'abbiamo comprato lo stesso. Come abbiamo fatto? Abbiamo i nostri agganci. Agganci segreti, va bene. I kami, esatto. Sono onnipotenti. Va bene, dai, ok. Bella sessione. Detto questo, bella, noi ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata della Leggenda dei Cinque Anelli. Dove io... Dopodiché ci sarà una pausa perché ci sarà Lucca Comics e Lucca. Evidentemente, essendo a metà settimana mentre io sono via, non ci sarà Fumble. Quando? La settimana di Lucca Comics, che è tra due o la prossima? No, non la prossima, quella dopo. Ma quindi ci vediamo domenica. Il primo novembre non ci sarà, okay. Fumble, però giustamente potete venire a Lucca. Potete venire a giocare a Clotos e a Gattai a Lucca, perché abbiamo dei tavoli demo. Yeah. Potete venire a comprare i manuali che usciranno finalmente a Lucca.
saranno 10 euro Gattai e 19 euro Clotos. È buono. Entrambi vi regalano anche il PDF. Se ne comprate uno, potete pagare con qualunque metodo di pagamento bello possiate immaginare, comprese le capre, come suggeriva qualcuno. Sono 2,20. E potete anche venire questa domenica, quindi dopodomani la sera, al Club 27 a giocare a Clotos. Club 27, via De Monte 8, dalle 17 si gioca. Milano. Milano, diciamolo perché non è così scontato. Non era Via De Monte 8, Milano, dalle ore 17. Nel Rokugan, come si chiama il mondo di Clotos? Non c'è. Non c'è. Come non c'è? Non c'è, viene creato al tavolo quando. Dopo lo metto, te lo metto nei commenti. Ma così non c'era proprio. Quella di ambientazione sono, non c'è il mondo quindi. No, il mondo, il capitolo, il mondo di Clotos, del manuale di Clotos, vi dice: il mondo di Clotos non esiste, createvelo. È molto semplice. Però la parte quella lì dei vestitori del tempio c'è o l'hai rimossa? No, non c'è. Ah, ok. È la mia ambientazione che uso quando faccio giocare a Clotos, però in realtà l'ho visto giocare, compreso il Giappone feudale. Qualcuno del playtest l'ha giocato nel Giappone feudale e ha fatto figo. Una mini campagna di... Bello. Ti dici? Che sì, e poi per le mini campagne Clotos è... No, non è che per le mini campagne Clotos è, va bene, ci per tutto, solo per le mini campagne, a meno che la gente non si trattenga adatta tantissimo. Io con Clotos non potrei fare più di 3 sessioni con i punti che spendo io. No, vabbè, ma tu spendi tutto subito sempre, quindi. Se uno spendesse nei momenti topici un paio di punti a sessione, arrivi una campagna a 4 media, sessioni, media, no, 6 o 7. Più o meno un punto, un filo del destino a, a sessione. Poi comunque un master si può sempre inventare che c'è un filo in più. No, no, perché non c'è proprio sulla scheda. Ma se lo aggiunge. No, vabbè, se devi fare la casa custom, chiaro. La scheda prevede che tu ne abbia 7 e 7 sono dei... No, è che uno ogni tanto me lo ricucio. E in ogni caso ci vai sono... dalle parche, te lo fai ricucire, sei a posto. E in ogni caso ci sono 10 poteri per ogni quindi costellazione. Quindi anche volendo fare 10. Le cose custom puoi arrivare a 10. Sì, ma tu vai direttamente dalle parche e gli chiedi: senta, Cloto, la Crazy Atropo, quella che fila è Cloto? Sì, infatti si chiama Cloto. Infatti gli dici: Cloto, mi puoi rifilare un filo per piacere? Ti fa fare una quest dove ne consumi 2, torni indietro, uno te lo ricuce e poi arriva a 10 dopo un po'. Figo. A settimana prossima con un'altra puntata delle Leggende dei Cinquanelli. Ciao! Ciao ragazzi. Buonanotte. La puntata mi sono divertito. Devo spendere 5 punti. Quanti ne hai? 5 devo spendere. Ok, quanti ne hai da parte? 6. 6, perché ti vedo pieno di 1. L'ho preso apposta.